Benvenuti a tutti, grazie, grazie mille ai relatori, a tutti voi qui presenti, grazie per aver accettato questo invito, questo momento di scambio e di riflessione in occasione della presentazione dell'International Migration Outlook dell'OCSE, organizzazione con cui appunto il CESPI collabora in questo modo da anni, attraverso occasioni di scambio formale e informale su tutti i temi migratori. È giusto due parole introduttive, intanto per presentare un po' il CESPI per chi non lo conosce, Centro Studi Politica Internazionale, un think tank che si occupa di temi centrali dell'agenda internazionale e sin dalla sua costituzione nell'85 il CESPI ha individuato nelle migrazioni una delle tematiche centrali dell'agenda internazionale. E ha cercato di approcciare questa tematica nella sua complessità, nella sua multidimensionalità, dall'analisi e il monitoraggio dei flussi, delle politiche, al tema dell'integrazione, visto sotto più punti di vista, integrazione sociale, lavorativa, inclusione finanziaria. Il ruolo delle diaspore, è coinvolto il CESPI nella costruzione del Forum delle Diaspore, tutto il tema delle rimesse, del rapporto col paese di origine, il co-sviluppo. Il monitoraggio del sistema di accoglienza fino all'osservatorio sui minori stranieri non accompagnati che è stato costituito alcuni anni fa. E tutto ciò rende un po' conto appunto del lavoro ampio e articolato, ma anche soprattutto della complessità di un fenomeno che molto spesso appunto è relegato sia nelle politiche interne che nella politica europea a un approccio securitario, emergenziale. E che a nostro avviso appare appunto ancora dominante nelle politiche e che appare in qualche modo stretto rispetto appunto alla complessità del fenomeno. Il caso ucraino ha tutta una sua specificità e delle criticità che vedremo probabilmente nei prossimi anni, ma comunque sembra indicare che esiste una strada alternativa alla gestione dei flussi migratori. E credo che questa possibilità di una gestione diversa sia direttamente proporzionale all'esistenza di una governance forte rispetto ai temi migratori, cosa che nel caso dell'Ucraina si è avuta con una leadership europea chiara e forte. Infine toccheremo il tema appunto dei giovani, degli studenti internazionali, tema centrale non solo per l'accesso di profili qualificati, ma credo anche per quella che in diplomazia si chiama appunto diplomazia culturale, che è uno strumento centrale, sempre più utilizzato da diversi paesi e ancora forse poco valorizzato rispetto al nostro paese. Ecco, io volevo solo appunto introdurre brevissimamente questo pomeriggio di lavoro. Chiedo scusa a nome dell'onorevole Fassino che non potrà partecipare per impegni istituzionali all'ultimo momento e porto ovviamente i suoi saluti. Mi è dispiaciuto moltissimo di non essere presente perché il tema ovviamente gli interessa moltissimo. Ecco, augurandovi di nuovo buon lavoro, passo la parola al dottor Stefano Bianchi, direttore centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Grazie. Grazie. Grazie, spero. Mi sentite? Sì. Grazie direttore e grazie al CESPI per l'invito a partecipare a questa presentazione dell'International Migration Outlook dell'OCSE. Come ha ricordato in apertura, le migrazioni internazionali sono il tema del momento. E giustamente ricordava che nella narrativa mediatica o nell'attenzione del mondo politico prevale l'attenzione al momento securitario rispetto a quello che invece un po' è l'oggetto dell'outlook, quindi dati di trend e la fotografia evolutiva del mondo delle migrazioni come fenomeno normale, strutturale ed evolutivo e trasformativo nel tempo a livello globale. E quindi mi sembra indovinato innanzitutto nel titolo l'accento posto sul concetto di opportunità e quindi sulla circostanza per cui le migrazioni consentono appunto alle economie di evolvere, di adeguarsi al cambiare del tempo e al cambiare delle condizioni e nascono
si evolvono non soltanto come fenomeno emergenziale, ma anche come fenomeno economico, legato appunto alle dinamiche economiche. E tanto è vero che appunto vorrei iniziare citando un dato della Banca Mondiale, di un recente rapporto che appunto indica in 260 milioni i migranti economici in questo momento fuori dal paese d'origine, di cui 2/3 certamente si dirigono da paesi in via di sviluppo verso paesi a economie mature, ma 1/3 riguarda la mobilità intra paesi emergenti. E quindi si parla sia di flussi stabili che sono causati, come dicevo, da trend di lungo periodo, e sono, possiamo citare, gli squilibri demografici, il cambiamento climatico, il gap tecnologico, le diseguaglianze socio-economiche che si cerca di livellare, e poi appunto invece dei flussi più forti improvvisi determinati da fattori contingenti, come conflitti, violenze, instabilità, per esempio tutte le conseguenze della crisi ucraina che è stata ricordata all'inizio, ma insomma altre crisi che nel mondo appunto si verificano. E qui siamo in un momento particolare, per cui si esce da un periodo di contrazione economica, ma anche di contrazione della mobilità internazionale, causata appunto dalla pandemia del Covid-19, che ha ridotto, rallentato, ma momentaneamente, l'impatto dei fattori sia di lungo sia di breve periodo, ma che a questo punto stanno riprendendo e anzi mostrando un trend intensificato rispetto al pre-pandemia. Questo ovviamente riguarda l'Europa e l'Italia, con una forte ripresa delle attività economiche, i grandi investimenti previsti dal PNRR, e al netto delle cicliche tre rallentamenti, il trend comunque mostra ripresa economica e mostra ripresa anche nell'occupazione. Un aumento degli occupati in termini assoluti e un tasso di disoccupazione in discesa, vale a dire che le imprese continuano a cercare lavoratori. Ed è in questo contesto che si inserisce la strategia migratoria italiana, che ha una sua dimensione bilaterale come una dimensione europea e multilaterale, ed è incentrata nel rafforzamento della cosiddetta, per quello che riguarda appunto in particolare il Ministero che rappresento, dimensione esterna delle politiche migratorie, vale a dire potenziamento della collaborazione e anche del sostegno ai principali paesi di origine e transito dei flussi irregolari, cercando soluzioni durevoli e strutturali, da un lato per la stabilizzazione dei flussi migratori, ma anche per la valorizzazione dei flussi legali. E quindi in questo le priorità geografiche penso che siano note a molti di voi, e riguardano i principali snodi di transito dei migranti dal Mediterraneo centrale, quindi Nord Africa e regione del Sahel, ma anche l'Africa occidentale, la rotta Mediterraneo orientale, con attenzione alla Turchia e al Libano, in particolare con le recenti conseguenze del terremoto in Turchia e in Siria, e la regione dei Balcani occidentali resta anch'essa un'area di elevata priorità. Basti dire, oggi si sta tenendo una riunione ministeriale sui Balcani occidentali che tocca, diciamo, vari aspetti, e quello dei flussi migratori è anche uno dei non secondari aspetti appunto in discussione. E interventi che appunto si negoziano con i paesi di origine e di transito, che riguardano il capacity building delle autorità locali in varie aree, certamente in quelle di contrasto ai traffici illegali, ma anche quelle di creazione di opportunità alternative alle migrazioni, formazione, offerta di possibilità di impiego, ove possibile rimpatri volontari assistiti nei paesi d'origine con sostegno alla reintegrazione. Basti pensare appunto ai rimpatri dai paesi che adesso soffrono, come la Tunisia, per fare un esempio, di una forte pressione migratoria, o almeno diciamo mostrano più sofferenza, ecco, che in un recente passato, e anche su questo si cerca appunto di collaborare, consentendo, per chi ne ha intenzione, desiderio, e ovviamente con le necessarie garanzie di un rientro dignitoso, il rientro. Ma accanto al rientro c'è anche la promozione di canali legali e sicuri mediante appunto la programmazione degli ingressi per lavoro.
Lo strumento principale lo conosciamo, è il decreto flussi, ma ci sono anche strumenti di ingresso legale rivolti a rifugiati e migranti vulnerabili, come i reinsediamenti e il modello italiano dei corridoi umanitari. Sono ambedue il caposaldo di una politica migratoria efficace che persegue l'obiettivo di sostituire le migrazioni irregolari con movimenti programmati, ordinati, come previsto, controllati sotto il profilo della sicurezza e funzionali alle esigenze del mondo produttivo italiano. E questo appunto si cerca di tradurlo anno per anno nella preparazione del decreto flussi, l'ultimo lo sappiamo è del 29 dicembre, e corrisponde all'esigenza delle aziende di disporre di personale qualificato, l'esigenza ancora più forte in ragione della realizzazione del PNRR e coinvolgere e ingaggiare i paesi terzi più collaborativi sulle tematiche migratorie con accordi ad hoc bilaterali che possano includere anche delle quote preferenziali di ingresso e quindi realizzare con questi paesi un partenariato. È un esercizio molto complesso, in divenire, lo abbiamo visto con l'ultimo click day di apertura del decreto flussi, quindi delle richieste di lavoratori stranieri, per 82.000 permessi, in poche ore 240.000 richieste. È la dimostrazione più evidente, mi sembra, del fabbisogno di manodopera delle imprese italiane e quindi dell'esigenza che c'è da parte del nostro sistema produttivo. Tanto più tenendo conto che quest'anno il decreto flussi prevedeva che il datore di lavoro previamente verificasse che vi fosse una disponibilità di un lavoratore sul territorio nazionale prima di richiedere il lavoratore straniero. Quindi c'è molto spazio in questo senso e l'Italia credo non faccia differenza rispetto alla maggioranza dei paesi dell'Ocse, come risulta dal rapporto. L'altro elemento che incide in questa dinamica è la crisi demografica. L'Italia, insomma, continua ad avere un saldo negativo anno per anno nella crescita della popolazione e nell'ultimo anno sarebbe stato ancora più basso del meno 180.000 se non ci fosse stato da un lato la ripresa della mobilità post-Covid e dall'altro l'impatto della crisi ucraina. Non dimentichiamo che circa 175.000 profughi ucraini sono entrati in Italia. Ma detto questo, appunto, nel lungo periodo sembra che la crescita della popolazione di origine straniera sarà molto lenta, a fronte invece di una riduzione della popolazione italiana nel suo insieme. Questo ha un'incidenza, ovviamente, come è noto, sul piano previdenziale, quindi la necessità di mantenere un rapporto sostenibile fra lavoratori e pensionati, e quindi impone una politica attiva per l'ingresso di lavoratori stranieri, pena la perdita di posti di lavoro e pena l'impatto sul sistema previdenziale. Quindi si tratta di problemi, insomma, a livello interministeriale, il nostro lavoro quotidiano di coordinamento con gli altri ministeri che abbiamo ben presenti, e su questo osserviamo anche le esperienze di altri paesi. La Germania, per esempio, sta avviando una politica di massiccio reclutamento di lavoratori dall'estero, si parla di 400.000 all'anno, lo fa anche creando dei centri per la migrazione, lo sviluppo e l'occupazione in alcuni dei principali paesi di provenienza dei flussi e lo fa coinvolgendo le proprie istituzioni a proiezione estera, l'Agenzia di Cooperazione, il Goethe Institute e le Camere di Commercio all'estero. Selezione, formazione, canalizzazione dei flussi legali. E l'Italia intende perseguire questa strada. Il governo è attivamente impegnato. L'obiettivo è quello di rafforzare la programmazione dei flussi di ingresso e calibrarla sempre più sulle richieste del mondo produttivo italiano dei vari settori. Mi limito a citare decreto legge numero 20 del 10 marzo scorso, che è in fase di conversione. Vedremo come andrà la conversione, quindi la conclusione dell'iter di conversione, ma comunque segnalo due punti di interesse. Quindi la modifica della durata del decreto flussi, dandogli una prospettiva
triennale. Su questo sappiamo che il Ministero del Lavoro sta consultando le parti sociali e c'è un interesse anche ovviamente del mondo delle imprese. E il secondo elemento di novità del decreto è il fatto che il personale formato all'estero entra in Italia al di fuori, diciamo, dell'ambito delle quote del decreto flussi, quindi senza limiti numerici e invece a fronte di requisiti rappresentati dall'aver partecipato a corsi riconosciuti dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Istruzione. Quindi mi pare da un lato una maggiore certezza sul punto della formazione, dall'altro una maggiore flessibilità nei numeri. E concluderei con rapidissimo riferimento all'altro tema dell'Outlook, all'altro focus dell'Outlook, che è quello della mobilità degli studenti internazionali, quindi l'attrazione, diciamo, di cervelli oltre che di talenti, ecco, che mette in gioco la capacità di attrazione dell'Italia come dei vari paesi OCSE. Un indicatore immediatamente disponibile al Ministero degli Esteri è quello delle domande di visto nazionale per studio trattate dalla rete e dai visti emessi. Sono andato a vedermi i dati dell'ultimo triennio e noto con piacere che già nel 2022, e tenendo conto che lo stato d'emergenza è stato revocato solo il 31 marzo, il numero delle domande di visto per studio ha già superato quello del 2019, del pre-pandemia. Quindi, con tutto il gap da recuperare, con tutte le politiche attrattive forse da affinare ulteriormente, pensiamo alle borse di studio, pensiamo agli incentivi, però è già un segnale di vitalità e di attrattività, mi sembra di poter dire, del sistema di formazione superiore italiano. E aggiungo in conclusione che il settore formazione è anche un settore dove l'Italia è protagonista anche in ambito di corridoi umanitari, dato che ormai da 4 edizioni l'Italia realizza dei corridoi umanitari per studenti rifugiati. Quindi in questo caso l'elemento del diritto allo studio, l'elemento dell'attrazione ai meritevoli si coniuga con la protezione e con l'accoglienza. Quindi, diciamo, un altro aspetto, un altro modello, diciamo, di eccellenza di cui l'Italia può andare fiera e che può portare appunto anche come esempio, tanto è vero che è un modello che è già oggetto di interesse e di studio da parte di altri paesi che come noi attuano questi modelli di accoglienza legale. Io mi fermerei qui, ho interesse appunto a sapere di più sul rapporto e sulle sue conclusioni e vi ringrazio. Grazie. E appunto entriamo nel vivo del rapporto. Cedo il microfono a Marco Zuppi, direttore scientifico del CESPI, che ci guiderà in questo percorso. Sì, grazie. E grazie anche per la presentazione che ci permette già di aver inquadrato i due punti, le due sessioni. Io mi permetterò adesso di fare solo alcune considerazioni di premessa e poi lascerò, diciamo, condurre i vari relatori e discussant, perché in basso nel programma c'è scritto che l'iniziativa si collega al portale Mondopoli, che quindi mi fa piacere presentare un po' la prospettiva del portale Mondopoli, che peraltro ha recentemente ospitato anche una breve video intervista al Jonathan Chalos, che ringrazio anche per questo, che essenzialmente vuole raccogliere dei contributi provenienti dal sud del mondo sui grandi temi, le grandi sfide che interessano l'Italia e l'Europa, ma non solo. E le migrazioni, il tema delle migrazioni internazionali è esemplare per aiutarci a ragionare superando la dimensione nazionale, spostandoci su quella globale, come anche veniva qui ricordare la dimensione, no, del coordinamento interistituzionale, quindi è un po' una centrale sfida rispetto alla governance multilivello delle sfide della globalizzazione. L'OCSE, il rapporto, diciamo, l'Outlook dell'OCSE è una preziosa fonte di informazione. Ha detto che
In ogni caso, è anche l'unica realtà in cui i dati sui flussi si raccolgono con una certa regolarità e consentono questo preziosissimo studio, che ha un corredo di informazione statistica preziosissima. Cioè a livello mondiale sono una quarantina, in gran parte paesi OCSE quelli che riescono a dare flussi regolari, dati su flussi regolari, no? Mentre i dati sugli stock sono, diciamo, più facilmente disponibili. Sono di meno, ecco, una nota collegata al portale, che diciamo, c'è una crescente ricchezza di studi e documentazioni anche nel cosiddetto sud globale del mondo. Regolarmente cerchiamo di mappare con il portale le pubblicazioni più recenti. Mi limito a segnalare, in tutti i continenti il tema della migrazione è molto presente nelle pubblicazioni scientifiche. Segnalo le ultime in ordine di tempo, non si è mediamente una pubblicazione ogni 15 giorni proveniente da America Latina, Africa, Asia su questi temi. Le ultime in ordine di tempo in Asia, c'è un interessante studio pubblicato da Routledge su Nars Migration in Asia. L'Asia è la regione, diciamo, in cui numericamente il numero di migrazioni è prevalente. Il tema delle migrazioni che interessano l'Europa, no? La questione infermieristica è centrale anche in Asia. Quindi c'è molto da imparare anche rispetto a quelle che sono le letture con maggiori difficoltà di dati che ci sono. C'è un interessante, altrettanto, studio che è relativo agli stati del Golfo e alle migrazioni indiane, curato da tre autori. C'è un recente studio sulle crisi e migrazioni in America Latina, e ce n'è uno molto interessante per la numerosità, diciamo, e il dato significativo per tutto il continente, che è sulle migrazioni dalla Nigeria. L'OCSE pubblica regolarmente questo outlook, ma pubblica anche degli interessanti studi che toccano il tema delle migrazioni. Ci sono le sezioni legate, quella sezione legata alla pandemia prima, la sezione legata all'Ucraina, in cui si possono, tra i diversi temi, ritrovare molte pubblicazioni interessanti, studi aggiornati sul tema delle migrazioni. E quindi con grande, diciamo, interesse che aprirei, diciamo, la prima sessione, che, come veniva ricordato, sul tema delle migrazioni per lavoro, la grande ripresa dopo la pandemia, un intervento, diciamo, di presentazione, di sintesi da parte di Jonathan Chalos della divisione migrazione internazionale dell'OCSE, che si avverrà a beneficio di tutti delle slide, perché mostrano un po' dei dati, e poi a seguire gli interventi di Giovanni Di Dio della Regia Integrazione Politica e di Integrazione ANFAL Servizi SPA del Ministero del Lavoro, Politiche e Sociali, e Salvatore Strossa, professore dell'Università di Studi di Napoli Federico II, presidente della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica. Quindi direi 15 minuti di presentazione e poi 10 minuti per ciascuno dei relatori che seguiranno. Grazie. Grazie moltissimo, è sempre un piacere venire a presentare l'Outlook. Dicevo prima che è già prima della pandemia che non abbiamo potuto organizzare una presentazione, quindi ho apprezzato moltissimo questo invito del CESPI a venire a presentare. Allora, ho preparato una piccola selezione di dati e di diapositive tratte dall'ultimo numero dell'Outlook che è disponibile. Se avete difficoltà a accederlo, non esitate a contattarmi. Essenzialmente sono 450 pagine di pubblicazione, per cui non farò una presentazione di tutto, però focalizzerò su due punti. Il primo punto è quello della migrazione di lavoro. Non parlerò di una questione che è molto nella tensione mediatica, di sbarchi, di flussi, di emergenza, crisi umanitaria, e neanche dell'Ucraina, di cui parliamo nell'audio con un capitolo sull'impatto degli ucraini sul mercato di lavoro in Europa e il costo dell'accoglienza
Perché la migrazione economica è un po' una chiave per capire la migrazione più il fenomeno più largo. I flussi umanitari sono sempre una piccola parte del fenomeno migratorio, una parte importante perché rappresentano persone vulnerabili, ma non sono la più grande storia della migrazione nei paesi sviluppati. Allora, primo punto, come anticipato, grande ripresa dei flussi di migrazione nel 2021, anche se i dati sono molto preliminari nel 2022, questa tendenza continua molto, molto accentuata. Si vede qui un crollo enorme nei flussi di famiglia legati alla chiusura delle frontiere, anche di lavoro, e un'enorme ripresa di tutti questi flussi. E questo, se potete immaginare, nel 2022 siamo ancora ai livelli più alti in quasi tutti i paesi. Quindi ci sono tra 4 e 5 milioni di migranti di tipo permanente che vengono nei paesi OCSE ogni anno, e questo numero è stabile, con una tendenza a crescere nel corso dell'ultimo decennio. Certi paesi hanno visto veramente una forte ripresa tra 2020 e 2021, questo segnala un po' la direzione anche della gestione della migrazione e politica. Quindi il Canada, che ha intrapreso la strada di aumentare moltissimo la migrazione permanente nei prossimi anni, a livelli, diciamo, per capita non confrontabili con i livelli in altri paesi dell'OCSE, il Regno Unito, un po' l'effetto della chiusura, un po' l'effetto del Brexit che ha cambiato la politica migratoria. Gli Stati Uniti, la fine degli anni di chiusura del presidente precedente, la fine della pandemia, quindi un ritorno a livelli storici di circa 1 milione di migranti all'anno. E globalmente una ripresa in tutti i paesi che hanno riaperto le porte, ma non solo per recuperare l'anno o 18 mesi o 24 mesi persi, ma anche per soddisfare delle esigenze nuove. Allora, se vediamo invece la migrazione nei vari paesi, si vede che ci sono dei paesi che hanno ripreso nel 21 a livelli del decennio precedente, altri che ancora non hanno ripreso. Quello che segnalo qua è che ci sono dei paesi, diciamo, nuovi di immigrazione come la Polonia, che hanno visto un enorme aumento di flussi migratori nel 2021, riflettendo anche la carta nuova dei flussi. E alcuni paesi c'è ancora margine per riprendere il livello del decennio precedente, per cui nel 22-23, salvo altri avvenimenti imprevisti, dovremmo vedere un aumento ulteriore. Da dove arrivano? È importante considerare che i movimenti all'interno dell'OCSE spesso sono tra un paese OCSE e un altro. L'Italia rimane un paese importante tra i primi 10 di migranti verso altri paesi OCSE. L'Italia è sempre un paese di emigrazione, anche se le caratteristiche degli emigrati sono cambiati. Regno Unito è pure un paese di partenza verso altre destinazioni. Quindi ci sono movimenti da fuori dal mondo rappresentato dal paese OCSE, dai paesi sviluppati, ma c'è anche molto movimento tra i paesi. E questo, se pensiamo alla mobilità internazionale, è importante tenere presente. La Cina, che era il paese principale di migranti nel 2019 e anche negli anni precedenti, ha ceduto il posto all'India. C'è una tendenza, è un po' presto per dirlo, ma sono diminuiti i flussi di cinesi verso l'OCSE e sono aumentati quelli indiani per vari motivi. E questo in Ucraina, ovviamente prima della guerra attuale, Venezuela, non sapete i motivi, non soffermo qua. Non so se riuscite a vedere qui, ma quello che volevo segnalare qui sono i vari tipi di migrazione permanente, no? Perché quello che, come diceva prima Marco,
L'OCSE divide, facciamo una categorizzazione dei flussi migratori per capire quali sono i flussi che sono tendenzialmente permanenti, cioè le persone possono restare, non sono obbligate a lasciare il territorio dopo, e categorizzarli in diverse tipologie di migrazione. Quindi questo è il flusso umanitario, quindi è sempre una parte piccola dei flussi, parte del grande famiglia e libera circolazione, che sono soprattutto gli europei che girano all'interno dell'Europa e anche in Australia, in Nuova Zelanda, che vanno tra i più paesi, senza restrizioni. Quindi questo è quasi tutto per lavoro, il 60% per lavoro, 60-70%, è difficile sapere esattamente, ma questo è poi il lavoro, e questo qua che non è una parte enorme di tutti i flussi, però è significativo ed è anche quello che poi porta al ricongiungimento familiare, che porta alla migrazione di famiglia, e quindi è un indicatore, sono pionieri, ecco, che creano. E se mettiamo a confronto invece i paesi OCSE dell'Unione Europea, l'Italia e quelli fuori dall'OCSE, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, eccetera. Quello che è interessante qui è che l'Italia da anni ormai sono migranti di famiglia, soprattutto che vengono, anche in umanità non sono tantissimi, sono migranti di famiglia e migranti che vengono da altri paesi dell'Unione Europea. Per cui la migrazione dei paesi terzi per lavoro negli ultimi anni è molto ridotta. Più ridotto che in altri paesi dell'Unione. Quindi questa è un po' una vista. Allora, poi non ho parlato dei lavori temporanei, noi non consigliamo permanenti, ma lì ci sono altre direzioni dei flussi. Se vediamo, la Polonia è diventata un paese enorme di arrivo, di migliaia, forse come i paesi dell'Europa del Sud negli anni 2000. Con milioni di migranti arrivati negli ultimi anni, soprattutto in Ucraina, ma non solo, prima della guerra. Poi gli Stati Uniti, la storia, hanno visto un forte declino prima della pandemia, ma ora sono previsti i massimi ingressi di lavoro temporanei, e anche in Canada hanno più lavori temporanei che mai avanti. E se invece andiamo in Asia, Giappone e Corea, che hanno ancora questa reputazione di essere dei paesi chiusi, hanno dei programmi di lavoro temporanei molto grandi, cioè si chiamano migliaia di operai ogni anno. E infine, tornando in Europa, da quando il Regno Unito è uscito dall'Unione, ha dovuto creare dei programmi per lavori temporanei che sono molto numerosi. Perché tutto questo ora? Io ho preso qui un grafico sulla curva di Beveridge, di una pubblicazione dell'Unione Europea che è uscita la settimana scorsa, e quello che si vede è che siamo ad un punto di tensione nel mercato del lavoro, in cui c'è una forte domanda di lavoro, c'è un basso, il tasso di disoccupazione scende e il tasso di posti vacanti aumenta. Poi, ovviamente non è la stessa storia in tutti i paesi dell'Unione. In Germania praticamente critica, tutte le imprese piangono una carenza di operai, anche in Francia. In Italia c'è un aumento visibile qui, ma non ai livelli in altri paesi. Questi non sono dati OCSE, questo è un sondaggio che ho trovato utile per illustrare due punti. Il primo è che c'è una percezione tra i lavoratori, non i datori di lavoro, nel sondaggio tra i lavoratori, di una difficoltà di trovare figure con le loro competenze, no? Che se tu chiedi, ci sono le persone del paese con le competenze necessarie per svolgere il tuo lavoro, una buona parte dice no. No, che segnale che valutano le loro competenze molto generosamente, oppure vedono che scarseggiano le persone con le competenze necessarie. Ma poi se chiediamo cos'è che fa la tua impresa a rispondere a questa carenza, l'imputare all'estero non è la prima risposta, no? È una parte universitaria. È importante,
No, complessivamente, ma non è la prima risposta, non è la seconda risposta. Sono paesi dove questo tendenza in Irlanda, nel Regno Unito, dove sono più abituati a rivolgersi adesso anche a Germania, da altri paesi molto basso. Quindi l'Italia in particolare, chi pensa che le proprie competenze scarseggiano in Italia, non crede che l'azienda va a cercarli all'estero. Questo è un indicatore OCSE dell'attrattività. Quindi qui parliamo invece dell'attrattività dei paesi per i lavoratori altamente qualificati, mobili, quelli che possono andare più o meno in tutti i paesi, persone con un titolo di studio avanzato, con delle competenze specifiche. L'Italia non risulta molto forte in questo indicatore. Che, potete vedere di cosa è composto l'indicatore. E sono piuttosto i fattori strutturali che penalizzano l'Italia, no? La difficoltà degli immigrati qualificati a trovare un lavoro adeguato. Questo è un forte elemento meno attrattivo il mercato del lavoro italiano, questa la presenza di moltissimi immigrati formati che non trovano lavoro adeguato. E poi ci sono altre questioni. Ci sono anche degli effetti politici, delle politiche di ammissione. No? Qui stiamo parlando di persone altamente qualificate, in teoria sono esentate dal decreto flussi, c'è l'articolo 27, ci sono vari modi di aggirare le quote, per cui non è un problema di quote, è proprio un problema del sistema. E qui prima hanno chiesto ma vogliono venire in Italia e ora chiediamo ma possono venire in Italia? E questo è un grafico di un'azienda, di uno studio legale che si occupa di gestire le pratiche per i lavoratori altamente qualificati. Quello che vedete qua è che il tempo per venire a portare un lavoratore in Italia sono 6 mesi almeno, no? Da quando si inizia la pratica a quando finisce, e che la complessità è considerata veramente il paese più difficile da accedere. Questo non per persone che sono soggette a decreto flussi, questi sono per persone altamente qualificate. Allora, la situazione è un po' cambiata, sempre dal 2018, però non è molto migliorato per l'Italia. E quindi non c'è la grossa voglia di persone qualificate a venire e non c'è un sistema che funziona bene per loro. Allora, per chiudere, c'è un tempo qui, ecco, alcuni punti sulla direzione delle politiche, no? Che se noi vediamo la pandemia, c'erano moltissime innovazioni nella gestione della migrazione economica, molto diventato digitalizzata, eccetera, però l'impianto generale è più o meno stabile, nonostante tutti questi programmi nuovi per i nomadi digitali, per queste nuove figure del lavoro, delle esenzioni per certe figure professionali. Però essenzialmente in quasi tutti i paesi la migrazione è gestita come era avanti. Quello che succede invece è che tutte le quote di tutti i paesi che hanno un limite li stanno aumentando, no? E se hanno degli target, degli obiettivi come in Canada, ma anche come in Giappone, aumentano questi obiettivi, vogliono far venire più persone qualificate, più persone, e quando dico qualificate anche c'è un abbassamento della soglia di qualifica in molti casi, per cui prima medici, ora persone con mestieri che richiedono molti meno anni di formazione. Quindi se vediamo cose sono aumentate in Italia, ovviamente come già detto da Stefano Bianchi, ma anche in Corea 110.000 per l'anno prossimo, solo di operai non qualificati. E Stati Uniti tutti i programmi temporanei aumentati. E si focalizza sempre di più su settori di occupazione di priorità, quindi delle liste di occupazione in carenza, che aumentano, no, in paesi, anche Danimarca, no, sono i paesi che hanno annunciato delle direzioni più restrittive per la gestione della migrazione del lavoro, vanno in queste direzioni, e infine più restrizioni sulle figure professionali che non sono considerate in carenza, quindi limiti spesso a persone senza qualifiche, oppure delle occupazioni che sono considerate in surplus. Ecco, e qui finisco questa prima parte. Perfetto, grazie. Grazie. Mi pare che ci siano argomenti con tono
molto attento alle sfumature linguistiche, diplomatiche, però ci sono dei nodi che sono messi poco attrattivi all'Italia, quindi sembra che una prospettiva comparata di elementi di strutturali che accomunano i diversi paesi, però si possono cogliere alcune differenze, no? Quindi da due osservatori interessanti, istituzionali del Ministero e dell'Università, darei la parola prima a Giovanni Vitio, grazie. Grazie mille. Io ringrazio intanto il CESPI per il gradito invito, il collega di Oxer, di Anton Chalas, e saluto anche tutti voi e i relatori che mi hanno preceduto e che seguiranno questi interventi. Vi porto il saluto di tutta la Direzione Generale per l'Immigrazione e le Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro. Io mi chiamo Giovanni Dindio, lavoro per l'assistenza tecnica della Direzione Generale, che è fatta da ANPA Servizi. Nello specifico mi occupo di labor migration e seguo anche molto l'attività internazionale nell'ambito OCSE, al Working Party Migration, in ambito europeo presso l'European Integration Network, presso BGOM. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno molto ben inquadrato, secondo me, le prospettive internazionali con riferimento alle dinamiche occupazionali dei lavoratori migranti nei paesi OCSE e anche con riferimento al confronto con l'Italia. Voi sapete che la Direzione Generale cura annualmente un rapporto che gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, che è giunto alla sua 12ª edizione con dati del 2021, in cui si dà già conto di questa, diciamo, prospettiva di ripresa e di crescita della dinamica occupazionale dei lavoratori stranieri presenti in Italia, che aveva avuto un contrasto economico negativo, come per tutti i lavoratori durante la pandemia, la ripresa dalla pandemia, che i lavoratori stranieri in Italia hanno tratto giovamento dalle prospettive di crescita. Una crescita che però è moderata, nel senso che il tasso di occupazione dei lavoratori stranieri è tornato a salire, ma è rimasto più basso rispetto ai lavoratori italiani. Questo è un fatto totalmente inedito rispetto al passato, quando il tasso di occupazione era sempre più alto rispetto ai lavoratori italiani. Questo è banalmente perché il mantenimento del permesso di soggiorno spesso passa attraverso il mantenimento del lavoro nel nostro paese, un tasso di disoccupazione che era schizzato a livello di guardia, quindi sul 14% rispetto al 9% degli italiani, con un tasso di inattività anche quello molto elevato, quindi siamo sul 30%, e in particolare il tasso di povertà assoluta raggiunto dalle famiglie composte da soli stranieri sul 30%, e questo è un dato che fa riflettere anche sulla qualità del lavoro e della componente socio-economica del fenomeno dei cittadini stranieri in Italia, quindi salari bassi e problemi di vario tipo. Con l'ultima nota semestrale del 2022, con i dati dei primi sei mesi del 2022, questo quadro, diciamo, socio-economico in materia di lavoro continua in fase di miglioramento. Sapete che abbiamo raggiunto in Italia il tasso di occupazione più elevato dagli anni 60, seppure la media del 60,5% è una media più bassa rispetto a quella europea. Migliora quindi sia il tasso di occupazione che di disoccupazione, quindi scende il tasso di disoccupazione, ma rimane un po' questa questione di fondo, cioè che i lavoratori di lavoro svolto dai cittadini stranieri in Italia è un lavoro spesso, diciamo, precario, come facilmente si esce dal mercato del lavoro, salari bassi. E questo è un dato che fa riflettere, anche perché, come è stato osservato, ci troviamo in un grado generale di opportunità di investimenti, di crescita, perché sale e salita la domanda nel nostro paese. Questo è spinto anche dal PNRR. Appunto, le possibilità, speriamo che vengano accolte fino in fondo. E quindi la domanda è salita molto in alcuni settori strategici, quello dell'edilizia, delle varie professioni anche specializzate, ricollegate all'edilizia, all'elettronica, all'ottica, all'informatica,
Grazie a tutti che abbiamo trainato in questa prospettiva di crescita, quindi penso alla filiera agroalimentare, al settore turistico alberghiero e anche diciamo, ai servizi alla persona. Accanto a questo quadro, però, non dimentichiamo che l'Italia, come in altri paesi OCSE, ha economia avanzata, sta vivendo un tratto di quello che viene definito un vero demografico, cioè la popolazione in Italia sta e sta invecchiando, questo vale anche per la forza lavoro, e dall'altro lato questa forte domanda di lavoro non riesce a trovare le corrette risposte di una forza lavoro disponibile, cioè tra gli occupati e i disoccupati in cerca di lavoro, non hanno le competenze adeguate. In questo quadro che si inserisce, come in tanti paesi OCSE, una forte richiesta di incrementare, migliorare e agevolare anche gli ingressi dall'estero di lavoratori stranieri. Che chiaramente è una richiesta che è ben diversa dal fatto di accompagnare al lavoro i migranti vulnerabili che sono entrati nel nostro paese attraverso i flussi non programmati, perché questi ovviamente non sono entrati in Italia specificamente per motivi di lavoro, ma per altri motivi, per motivi umanitari, sono indebitamente pronti rispetto al mercato del lavoro. Tutti questi dati sono un peggioramento se guardiamo al dato che riferisce alle donne straniere. Ma la direzione generale in questi anni ha tenuto molto presente questo aspetto, cercando di incrementare la collaborazione con le imprese, con le organizzazioni del lavoro e dei lavoratori, ed è uno degli obiettivi, degli atti di indirizzo della prossima programmazione che la direzione generale porterà avanti da qui al 2027. E dall'altro bisogna fare un discorso di il mercato del lavoro interno e di risposta anche alla necessità di integrare comunque alcune categorie di migranti che stanno più facili a entrare nel mercato del lavoro, e quindi abbiamo sottoscritto per esempio un protocollo molto interessante con l'organizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore dell'edilizia, che prevede che nei prossimi 3 anni verranno realizzati 3.000 percorsi, 1.000 sono già partiti. Si tratta di un metodo di formazione nei piani di settore, lavorazione di dipendenza e percorsi di inserimento di tipo formativo attraverso tirocini, proprio contratti di lavoro. Quindi i contratti di lavoro sono già partiti, sono rivolti a migranti vulnerabili, quindi richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, ex minori non accompagnati diventati adulti e anche titolari di protezione temporanea in fuga dall'Ucraina. C'è stato questo elemento di attenzione in questo protocollo che è attivo su tutto il territorio nazionale ed è in corso. Questo si aggiunge ad altri interventi che normalmente la direzione generale ha portato a portare avanti, sempre in percorsi per avvicinare al mercato del lavoro i cittadini stranieri che sono affrontando più difficoltà. Ricordiamo che comunque in generale i cittadini stranieri con un permesso di abilità al lavoro può avere accesso anche a tutte le politiche attive del lavoro che sono disponibili a livello territoriale, cioè proprio promesse nell'ambito dei vari programmi come il programma GOL che è realizzato dalle regioni e dal centro per l'impiego. E poi c'è tutto il discorso della dimensione internazionale, della dimensione esterna delle politiche migratorie, anche qui la direzione generale in questi anni è riuscita nel dialogo con le altre amministrazioni competenti a incrementare nuovamente le quote di ingresso per motivi di lavoro da anni in cui era organizzato assolutamente marginale nelle politiche migratorie l'ingresso per motivi di lavoro, e strumenti che hanno anche portato a introdurre delle semplificazioni dello spettacolo che con l'ultimo decreto legge 2023, che oggi è in fase di conversione, proprio in questi giorni, in queste ore, siamo tutti coinvolti in questo momento, si cercherà di strutturare le varie semplificazioni che sono state introdotte, richiamo quello che ha detto il Ministero Affari Esteri, cioè che si prevede l'introduzione di una sperimentazione di un decreto triennale 2023-2025 che supera per questa sperimentazione la programmazione annuale,
con un numero quindi, di quote che viene ancorato a un'analisi del fabbisogno del lavoro che viene dato come compito al Ministero del Lavoro da produrre al governo nella fase di consultazione dei vari interessi in campo. Tale analisi del fabbisogno è già iniziata da parte del Ministero del Lavoro. Il 28 marzo abbiamo incontrato l'organizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori. Entro il 5 aprile ci forniranno i fabbisogni del fabbisogno, il professore può confezionare questa analisi da consegnare alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Accanto a queste, diciamo che anche è abbastanza urgente questo tipo di lavoro, perché l'ultimo decreto flussi, le cui domande sono state presentate a partire dal 27 di marzo fino avanti fino a dicembre, ma sappiamo che a fronte di 82.000 cose sono state presentate 240.000 domande, quindi quelle 82.000 cose sono state già assorbite nel primo ci portano anche ad una necessità, come è stato richiesto dalle organizzazioni datoriali, di pensare già a un decreto infrannuale per assorbire le domande che rimarranno e che non riceveranno risposta, comunque di valutarlo all'interno di questo decreto infrannuale. L'altro aspetto importante in termini di attrazione e di trattenimento di lavoratori, la parte di innovazione che è stata introdotta per quanto riguarda la possibilità di formare programmi di formazione all'estero, formazione professionale e civico-linguistica, che è stata sganciata dal sistema delle quote, per cui i lavoratori che verranno formati all'estero sulla base di programmi approvati o dal Ministero del Lavoro, o dal Ministero dell'Istruzione, o dal Ministero dell'Università, potranno essere chiamati in Italia entro 6 mesi dalla fine dei corsi a chiamata diretta da parte di datori di lavoro, sono una parte attiva di questi programmi. Al Ministero del Lavoro queste innovazioni demandano il compito di raggiungere, assieme ad altre amministrazioni competenti coinvolte su queste tematiche, l'invia proprio per stabilire gli standard per la presentazione di questi programmi e il criterio di valutazione degli stessi. Siamo già partiti. Dove domani abbiamo una conferenza di servizi per analizzare con le altre amministrazioni competenti e portatori di interesse la soluzione di queste limitazioni e l'esito a questo lavoro, potremmo anche valutare di promuovere una consultazione qualificata per aprirci ad altri contributi di futuro, altri diciamo, soggetti che possono essere interessati a questo tema. Questa innovazione prevede che il Ministero possa parallelamente sempre formare intese tecniche anche con l'utilizzo dei propri enti strumentali e accordi di collaborazione con i paesi di provenienza, paesi di origine e paesi terzi per la promozione di programmi comuni di qualitativa del lavoro e di formazione. Una cosa che già facciamo a valere su fondi europei, su fondi italiani, però questo si potrebbe sviluppare e potremmo trovare tra l'altro degli enti di confronto e di scambio di buone pratiche proprio con il sistema tedesco che stiamo studiando, che è stato richiamato, per esempio, molto interessante l'esperienza tedesca appunto dei centri di formazione per la migrazione e per il lavoro, esperienza che sta partendo, che è partita in Ghana, rapporto Ghana-Germania, e quello è un punto di forte interesse. Quindi, in conclusione, dal punto di vista del Ministero del Lavoro, la digitalizzazione del rapporto sicuramente con il mondo economico, con il mondo dei lavoratori importanti, è stata in questa fase avviata una fase di innovazione del sistema che ha avuto in passato problemi di manutenzione. Si spera che questa sia una strada tracciata su cui diciamo, progredire in modo positivo per migliorare il sistema generale e rendere il paese anche più attrattivo rispetto al bastonante di nostre che abbiamo visto prima. Grazie mille. Grazie. Grazie molto. Mi sembra la combinazione tra l'emergenza post-pandemica che ha fatto emergere la vulnerabilità di un modello però strutturale
di attrazione di profili migranti che risultano poi più vulnerabili sul mercato del lavoro e nel processo di inserimento complessivo nella società, porta un po' a questo tema di attenzione alle dimensioni strutturali che in particolare Salvatore Strozza segue da molto tempo, anche con attenzione alle differenze territoriali. Non è argomento che forse svilupperà ora, ma sicuramente centrale poi nella ricaduta a valle. Grazie. Grazie Marco, grazie per questo invito, grazie al CESPI per aver organizzato questo evento e per avermi invitato. Il ringraziamento è davvero sentito, perché io oggi ho appreso o comunque ho, come dire, rielaborato, no? Riassimilato alcuni aspetti molto importanti, alcuni del percorso che nel mondo e poi nello specifico in Italia si sta intraprendendo. E quindi diciamo che io andrò via da questo incontro arricchito forse più di quanto riuscirò a dare a voi qui presenti. E come diciamo Marco Zuppi, io sono un benefico dell'Università di Napoli, mi occupo di migrazioni internazionali e tra l'altro sono anche il fondatore di, lo dico perché è forse funzionale a quanto ci siamo detti finora, di un master di secondo livello in gestione delle migrazioni e dei processi di accoglienza e inclusione. Gestione è un tema ed è un termine importante che ho ascoltato durante questo incontro, e non solo con riferimento ai flussi, ma anche alle politiche di inclusione economica, sociale, culturale e così via. Il rapporto annuale dell'OCSE è indubbiamente un riferimento per tutti, per avere un quadro analitico sulla situazione internazionale e collocare il proprio paese e la propria realtà in un contesto più generale. Ovviamente è quello prevalentemente dei paesi OCSE. Tra origine, io almeno la vedo così, dal SOPEMI, dal Sistema di Osservazione Permanente delle Migrazioni Internazionali, ed è una evoluzione importante legata anche alla maggiore ricchezza e attendibilità delle statistiche disponibili a livello internazionale, non solo per i paesi con statistiche più avanzate, ma anche in senso più ampio, come diceva prima Marco. E nel caso europeo, perché oggi siamo comunque leggiamo maggiore attenzione al contesto europeo, nel caso europeo poi ci si avvale sostanzialmente della maggiore capacità di comparazione, forse che della maggiore ricchezza di informazioni che deriva dall'introduzione del regolamento 9862 del 2007 proprio sulle statistiche sulle migrazioni internazionali e la protezione internazionale. E questo è cosa non da poco, perché ci consente di entrare in un dettaglio molto forte. Abbiamo visto chiaramente una comparazione, diciamo, molto analitica. E questo ci consente di avere informazioni più comparabili sui flussi. Abbiamo visto come è cambiata la situazione, la crisi del 2020 e anche la ripresa dei flussi nell'anno successivo. Nel caso dell'Italia, per esempio, ha un impatto anche sulla governance complessiva dei flussi, come è stato ben sottolineato. Per anni le quote per lavoro, non a breve termine, non stagionale, erano praticamente esigue e parte invece appunto la programmazione dei flussi per lavoro, cosa assolutamente non secondaria, anche per migliorare la gestione dei flussi umanitari, dei flussi delle cosiddette migrazioni forzate. Il quadro europeo è articolato, abbiamo visto che noi abbiamo avuto uno scatto nel 2021 come variazione rispetto al 2020, ma in realtà nel 2020 da noi gli arrivi sono crollati, le partenze sono crollate meno
quindi c'è stato anche un meccanismo di questo genere che entra in gioco. Quello che è successo inoltre è che tutto sommato l'impatto della crisi, della pandemia e quindi del conseguente lockdown è stato per tutti, ma in modo particolare, ed è stato sottolineato da Giovanni Dio, che un impatto particolare la pandemia l'ha avuta sulle condizioni occupazionali degli stranieri o degli immigrati. Qui ci sarebbe tutto un altro discorso da aprire, se usare il criterio della cittadinanza o quello del paese di nascita. Lo accenno solo: in un paese in cui ormai 1,5 milioni di residenti di origine straniera hanno la cittadinanza italiana, e lavorare col criterio della cittadinanza ovviamente li esclude. In quello del paese di nascita forse va un pochino meglio in questo periodo, in realtà bisognerebbe superare sia l'una che l'altra situazione per avere un quadro più analitico sul mercato del lavoro. Ma comunque, comparando i dati Eurostat, anche acquisiti nell'ambito del rapporto dell'OCSE, appare evidente come l'impatto della crisi è stato più marcato sugli stranieri o, se volete, sugli immigrati, e lo è stato in termini di diminuzione del tasso di occupazione. Non ha riguardato solo noi, in Spagna è stata ancora più forte, ok? Invece in altri paesi dell'Europa settentrionale la situazione è stata completamente differente, cioè aumentata la partecipazione lavorativa, ma è anche cresciuta enormemente la disoccupazione. Da noi si vede meno sulla disoccupazione perché probabilmente c'è una quota importante di scoraggiamento. Tra il 20 e il 21 c'è un recupero importante che riguarda completamente gli italiani, in parte, in buona parte, i lavoratori stranieri, maschi, gli uomini, non le donne. E qui dobbiamo anche ricordarci, alcuni studiosi segnalano come appunto il governo italiano sia intervenuto bloccando i licenziamenti, ma riguardavano soprattutto i lavori a tempo indeterminato, ovviamente, e quindi i lavori, no, a termine, in realtà ne hanno risentito. La componente femminile dell'immigrazione straniera in Italia è collocata prevalentemente nei servizi alle famiglie, e dove una parte importante dei rapporti di lavoro è informale e comunque più facilmente, insomma, si può finire, no, fuori dal mercato del lavoro. E quindi questo è un aspetto non trascurabile. Le donne non hanno recuperato, però il tasso di attività che in Italia, il tasso di occupazione, anzi, senza allargare il fronte, il tasso di occupazione che per gli stranieri era più alto, in particolare per i maschi, rispetto ai maschi italiani, oramai allo stesso livello al di sotto, leggermente al di sotto, quello delle donne è sceso di colpo al di sotto e non ha recuperato nel 21. Quindi questo è un tema non secondario, tenete conto che la componente femminile è una componente davvero importante, rappresenta più della metà del fenomeno complessivo. Io mi sto riferendo agli stranieri residenti, oltre 5 milioni, a proposito di quanto si tratti di un fenomeno strutturale del nostro paese, ma si è anche sottolineato come, a fronte di questi 5 milioni di stranieri residenti, 1,5 milioni di nuovi italiani residenti, in realtà ci sia una domanda di lavoro che deriva dalle imprese, deriva dalle famiglie italiane, non trascurabile, che va governato. Va governato nel modo più appropriato. È evidente che io in questo contesto non posso che dirla, almeno come la vedo io, e dal mio punto di vista questo vuol dire che è giusta la direzione di arrivare a una programmazione dei flussi per lavoro che sia significativa e corrispondente alle necessità del mercato del lavoro. I ricongiungimenti familiari o gli arrivi per motivi di famiglia sono stati il motivo principale degli arrivi negli ultimi 10-12 anni, dopo l'ultima regolarizzazione,
il completamento della regolarizzazione del 2020, la nona regolarizzazione, per capirci, noi abbiamo gestito sempre ex post l'immigrazione straniera attraverso regolarizzazioni straordinarie, 1986, 90, 95, 98, mi riferisco alle leggi, poi gli effetti sono uno o due anni dopo, 2002, di fatto 2006, ecco, quella del 2006, tutto sommato, no? Meno di 200.000 posti di lavoro nella programmazione dei flussi, 540.000 domande, ci ricorda quello che ci diceva poc'anzi Giovanni Di Dio, e cioè che anche in questo caso, no? Abbiamo un numero di domande che è chiaramente maggiore dei posti che sono programmati, ma qui si tratta di capire appunto se ci sono persone che hanno un lavoro, insomma, procedere a una regolarizzazione, non dico modello francese, la Francia lo faceva sistematicamente, ogni anno chi trovava lavoro si regolarizzava, questo anni 60, primi anni 70, prima della crisi petrolifera del 73, ma insomma ecco un meccanismo di questo genere. È evidente che riuscire a lavorare con i paesi di origine è fondamentale. Il modello tedesco, se vogliamo, ma forse mi direte che esagero, ha origini lontanissime. Il modello tedesco di andare nei paesi di origine dei flussi a reclutare parte nel 1955 con l'accordo con l'Italia e prosegue negli anni seguenti fino all'accordo con la Turchia di fine anni 60 e così via, in cui c'era proprio una ricerca della manodopera di origine con accordi ben definiti. Ma questo è un aspetto importante, tra l'altro libererebbe il campo da questo che per me è un po' una confusione che si crea tra migrazioni fisiologiche e migrazioni forzate. E migrazioni fisiologiche significa per lavoro, per ragioni economiche, per ricongiungimento familiare, per studio, no? Ma quelle forzate sono la richiesta, no? Di protezione, in modo da distinguere tra le due categorie, perché nel caso delle migrazioni per lavoro, per addirittura, no? Il sistema produttivo e le famiglie italiane che lo richiedono, sull'altro fronte, evidentemente ci sono ragioni umanitarie che si possono combinare e si devono combinare col pieno inserimento nella società del mondo anche attraverso l'inclusione nel mercato del lavoro. Assolutamente, questo è vero, ma distinguere le due cose è importante e questo secondo me lo si fa con una gestione dei flussi per lavoro importante, forte, ben programmata, che tenga conto delle necessità del sistema produttivo e delle famiglie italiane. Non torno sul tema dell'invecchiamento, che è un tema classico, chiudo con una battuta, è un tema classico per un demografo, ma è un tema che finalmente, dico classico perché qui c'è il professor Raimondo Caggiano di Azzevento che ha scritto libri su queste cose, come il professor Bolini se ne sono occupati per lungo tempo, da decenni se ne occupa. Perché è arrivato alla ribalta, no? Dei mass media, quindi un tema senza dubbio che ora è di dominio generale, ma è evidente che per governare anche questo processo di invecchiamento, che è naturale, se, grazie a Dio viviamo tanto di più, insomma, no? Ma c'è l'altro versante, l'altro risvolto, che cioè una fecondità particolarmente bassa e nettamente al di sotto del livello di sostituzione, una fecondità che è di più di mezzo figlio, quasi un figlio in meno rispetto alla fecondità desiderata, quindi la difficoltà di... Ecco, questo è un aspetto che va valorizzato. La leva per gestire l'invecchiamento è, non è una, ma è la combinazione di una, come dire, favorire la fecondità nel paese, ma allo stesso tempo favorire un'immigrazione che produce, tra l'altro, un effetto immediato sul mercato del lavoro e allo stesso tempo produce nascita nel paese e quindi rivitalizza il contesto italiano così invecchiato, questa roba così vecchia.
scusate se mi sono dimenticato, un po' troppo, e vi ringrazio davvero tanto per questa opportunità. Grazie molto anche per questo inquadramento, una prospettiva storica più ampia. Io darei adesso spazio per puntuali. Sì, cioè, ecco, forse arriva il microfono. Salve, andiamo continuo. Abbiamo un centro studi finanziario proprio in Londra. Due domande molto brevi per il dottor Shaloff. Avete mappato anche il flusso, diciamo, di imprenditori e studenti cinesi nei paesi OCSE? Nel senso, a me risulta che dall'Italia vanno via 150.000 ragazzi. L'Italia è diventata un po' il polo per lo studio degli studenti cinesi, che sono circa 30.000, e è impressionante il numero di imprenditori all'anno, sono circa 200.000, che sono un numero enorme. E un'altra domanda invece del dottor Giorgio, nel senso, la finanza sostenibile, a parte la ISG, cioè la S è molto importante. Voi la state usando, ad esempio ci sono vari fondi, tipo il fondo IOS, che hanno l'idea di mettere le università nei paesi poveri, un po' come sul modello dell'Agricoltura University. Sembra che la Germania forse sta facendo qualcosa, oppure sta utilizzando questa enorme liquidità sul mercato. Vediamo se c'è. Per rispondere a una domanda che poi mi pare sia a cavallo anche di sessione. Sì, esattamente. Noi quello che cercherò di fare è di affrontare la questione nella seconda sessione di questa presentazione sugli studenti. Sugli imprenditori, effettivamente è difficile catturare i flussi di imprenditori perché spesso non sono ammessi come imprenditori, per cui anche se la categoria esiste, è difficile, abbiamo visto nel passato, non facciamo un monitoraggio dei cinesi imprenditori nei paesi OCSE, però dei movimenti dei cinesi sì, ho detto che era in calo, effettivamente i flussi sono diminuiti negli ultimi anni. Quello che fanno in termini di attività il vero arrivo non è sempre trasparente nei dati sui permessi. In merito invece alla difficilissima domanda che mi ha posto, e sicuramente sono opportunità molto interessanti, ma devo purtroppo risponderle in termini di competenze della direzione generale di cui faccio parte, che si occupa di immigrazione e politica di integrazione. Non gestisce direttamente fondi di questo tipo, quindi se relazionati all'università, chiaramente questa è una questione che attiene maggiormente il Ministero dell'Università e della Ricerca. Quello che fa la direzione generale è avere a disposizione un fondo nazionale che sono i politiche migratorie, che però è un piccolo fondo, che però è concentrato sulla dimensione interna. E poi siamo organismo intermedio di altri fondi europei che sono il FAMI, e l'FSE, c'è una linea specifica nell'ultimo FSE Plus 2021-27 sempre sul lavoratore straniero, ma anche in questo caso maggiormente quei due fondi europei sono a sostegno delle politiche di integrazione a livello interno. Il FAMI però ci dà la possibilità invece di promuovere questi programmi di formazione professionale sul campo delle competenze della direzione generale a livello esterno. Le linee guida che abbiamo in questo momento allo studio propongono la possibilità
che tra i soggetti proponenti ci siano anche le università di questi programmi, che quindi o da sole o in forma associata possono promuovere dei programmi specifici basati sul mercato del lavoro o nazionale, anche a favore del paese terzo in cui si fanno questi programmi, perché non ci chiudiamo solamente in un discorso di attrazione, ma anche di qualificazione delle competenze a favore degli stessi paesi terzi, per evitare, per esempio, il discorso del brain, per esempio. Io volevo aggiungere, poi, per ricollegarmi poi alla prossima sessione, un'altra innovazione che io ritengo importante, che è stata introdotta e che quindi vorremmo che nella conversione di legge fosse mantenuta, è quella della possibilità che ci sarà, che c'è, per coloro che sono titolari di un permesso per motivi di studio e di formazione, in esito ai percorsi, di convertire questi permessi in un permesso per motivi di lavoro sulla base di un contratto di lavoro. Anche questi sono stati posti al di fuori delle quote, mentre invece prima erano contingentati, e bisogna passare attraverso, cioè avere la disponibilità della quota, quindi il decreto flussi aperto, e quindi potevo presentare la domanda di conversione. Questa cosa giustamente viene superata, e si crea anche una metrica di parità di trattamento rispetto ad altri cittadini stranieri che sono venuti in Italia e hanno conseguito un dottorato, un master o un diploma di laurea, che avevano un trattamento di favore rispetto ad altri programmi di studio e formazione. Grazie. Ottimo, grazie. Se non ci sono domande, allora passerei, ringraziando i partecipanti, alla seconda sessione, che si lega parte alla prima, anche la coda, a partire poi da un quadro strutturale. Diciamo che siamo in un momento, per la prima volta nella storia, con un numero di studenti, di giovani qualificati, secondo, diciamo, i dati dell'UNESCO, ci sono 235 milioni di studenti iscritti nelle università nel mondo. Ed è un numero senza precedenti. 20 anni fa erano 100 milioni, più che duplicati in 20 anni, e anche il numero di coloro che studiano all'estero è aumentato significativamente. In 20 anni è triplicato, ora ci sono oltre 6 milioni, buona parte nei paesi OCSE, e quindi è l'argomento della presentazione. Grazie. Grazie, no, sono contento che continuiamo in orario. Mi ha sorpreso un po' che non c'erano molte domande nella sessione precedente sull'attinenza di questa discussione, questo discorso per l'Italia, di dire: ma parliamo di migrazione di lavoro, una situazione così complicata nel mercato di lavoro. Quindi forse ci saranno domande anche qui sulla differenza tra il quadro internazionale dell'immigrazione per studio e la situazione particolare dell'Italia. E sono aperto a cercare di rispondere alla domanda, di continuare la discussione. Sono anche contento che abbiamo un panel che è più equilibrato ora, perché mi sentivo un po' a disagio ad essere tutti uomini qui, e mi sembrava molto dato. Abbiamo fatto molti inviti, ma siamo contenti di tutti gli allenatori, ma praticamente di avere anche delle relatrici. Grazie. Allora, per cominciare, noi abbiamo dedicato dei capitoli speciali in questo numero dell'Outlook quest'anno alla questione degli studenti internazionali da diversi punti di vista. Uno, perché è un fenomeno enorme, è in aumento. Quindi nel 2020 c'erano 4 milioni e mezzo quasi di studenti internazionali nel paese OCSE, quindi è un aumento significativo dal 2010. E quello che vedete qua è un po' lo spostamento dello share del mercato, che prima gli Stati Uniti avevano una parte del 26%, è sceso, e da parte di altri paesi è aumentato. L'Italia, se mi ricordo bene, non ho i dati qui, ha visto la sua quota del mercato degli studenti scendere in questi anni, quindi la fetta cresce, cioè la torta cresce, ma alcuni paesi vedono una fetta che diminuisce.
Se vediamo invece l'impatto a livello delle iscrizioni universitarie nei vari paesi, c'è una grande differenza, ci sono paesi dove gli studenti stranieri sono una parte di 15-20% di tutti gli iscritti, e dei paesi dove la quota è molto più bassa, come l'Italia, che sorprendentemente onestamente non fa nemmeno di cosa qua. Poi non c'è qui, però più si sale a livello master, dottorato, più aumenta la quota degli studenti stranieri, per cui se si arriva a livello del dottorato, siamo al livello dell'Oxford, intorno al 30% dei dottorandi sono stranieri, per cui c'è una fortissima mobilità negli studi di livello avanzato, molto più degli altri. Poi c'è ovviamente il modello economico dietro queste differenze, perché per alcuni paesi sono studi costosi che sono pagati dagli studenti a costi elevati e rappresentano un forte guadagno per i paesi come l'Australia, come il Canada, gli Stati Uniti, che sovvenzionano effettivamente il loro sistema di formazione con le tasse universitarie degli studenti stranieri. In Europa questo non è il modello, tranne il Regno Unito, un po' l'Irlanda, e quindi è tutta un'altra logica, no? Ma vediamo anche l'effetto di questo. Poi una parte importante è qui, questa è un'analisi innovativa, e quindi ringrazio anche Vista per questo contributo quest'anno, perché ci ha permesso di fare un'analisi che nessuno ha fatto finora a livello comparativo internazionale, di vedere quali, qualche parte degli studenti sono ancora nel paese a distanza di 5-10 anni, per cominciare a avere un senso del tasso di retenzione di nei vari paesi degli studenti. Quindi quello che si vede subito è che chi va in Canada a studiare dopo 5 anni c'è ancora, Germania è uguale, a parte che poi esploriamo questo, ma e poi ci sono dei paesi dove si va e si riparte. Poi perché restano? Perché gli studenti sono una parte importantissima dei canali di migrazione regolare per lavoro, no? Rappresentano una parte significativa degli ingressi per lavoro in molti paesi. Soprattutto nei paesi dove c'è una migrazione qualificata, soggetta al numero di restrizioni, la tendenza è di favorire gli ex studenti, perché in Canada è molto facile stare, se ho studiato, resti più o meno, hai accesso a un permesso di lavoro, subito la residenza permanente per motivi economici. Negli Stati Uniti il principale visto per i qualificati, il H1B, sono essenzialmente il 60% ex studenti. In Australia è il canale veloce per restare per motivi di lavoro, e in Francia e Giappone è molto simile. Queste sono le analisi che ho fatto specificamente, è stato possibile per 7 paesi, e questa è nell'altro quest'anno. Essenzialmente la maggior parte degli studenti stranieri riparte dopo un anno, no? E se vediamo la figura per l'Italia, è molto ripida questa discesa. Infatti queste riflette che sono moltissime che vengono in Italia per fare programmi corti, per fare un permesso di studio anche, non è necessariamente per studi universitari, sono corsi di lingua, sono studenti stranieri in scambio, quindi forse non è legittimo fare questo confronto, ma è notevole. Quindi quello che ho fatto è, se togliamo quelli che restano, che partono dopo il primo anno, vediamo se chi viene in Italia resta ancora in Italia dopo un anno. Effettivamente una buona parte resta definitivamente, quasi 40%, per cui se vediamo quelli, la classe che è entrata nel 2011, di quelli che erano ancora in Italia nel 2011, 40% ancora in Italia nel 2020. Questo è un confronto e vediamo la differenza tra i paesi, il motivo per restare. Per cui in Australia e Nuova Zelanda c'è subito l'acquisizione di uno stato permanente, più o meno, queste sono le residenze permanenti per motivi economici per gli studenti. In Italia c'è una transizione non tanto molto al lavoro, ma anche alla famiglia. Famiglia molto importante. Quindi questi sono, ci dà un po' un'idea dell'importanza dello studio internazionale come canale di ingresso.
Qui di nuovo abbiamo fatto gli indicatori di attrattività per gli stranieri e anche per gli studenti internazionali. E l'Italia si posiziona un po' meglio rispetto a come si posizionava per gli lavoratori, perché c'è un basso costo, no? Che rende molto attraente l'Italia, e c'è anche questa possibilità molto favorevole di rimanere dopo gli studi. Molto più facile venire in Italia a studiare e poi cambiare permesso e rimanere. È molto più facile di altri paesi, perché non solo è possibile dopo la laurea, ma è anche possibile all'interno delle quote durante gli studi, come sapete. Invece l'Italia è penalizzata da un contesto di innovazione e competenza che non è il più favorevole, c'è una bassa spesa sull'istruzione superiore, è difficile studiare in inglese, in Italia ci sono pochi studenti stranieri, per cui è meno calamita. Perché è importante gestire i flussi di studenti e migrazione di studio? Perché anche se c'è questo entusiasmo universale per aumentare il numero di studenti stranieri, questo vuol dire che lo Stato, in un certo senso, delega una responsabilità della composizione della migrazione agli atenei, agli sponsor, agli istituti di formazione che sponsorizzano gli studenti, per cui non ha più lo stesso livello di controllo che ha quando ammette, quando rilascia dei permessi a dei lavoratori, perché si fida essenzialmente dell'università, più o meno, no? Prendiamo questa questione. E quindi l'università e anche altri istituti di formazione diventano i portieri per l'immigrazione, soprattutto per i qualificati. Questo può avere anche degli effetti su altri programmi di ingresso. Se c'è un numero limitato ed è tutto assorbito da ex studenti, lascia meno spazio per altri. E poi ci sono rischi di abuso, che non credo, da quel che so, e forse non so abbastanza, ma non credo che questo sia un grosso rischio in Italia, ma nei nostri paesi è molto significativo. Sono vari tipi di rischio. No, c'è il rischio che si entra come studente e ovviamente si resta dopo in modo irregolare. Sono vari modi di affrontare questo. Il mondo è molto facile spendere le persone. Le espulsioni sono complicate. Quasi tutti gli stati preferiscono non ammettere le persone piuttosto che passare all'espulsione più tardi. E infatti si vede questo nel tasso di rilascio di visti per alcuni paesi. Cioè, per esempio il Canada rifiuta qualcosa come 80-90% dei visti a studenti di paesi dell'Africa subsahariana, anche se hanno tutti i documenti, sono iscritti all'università, hanno pagato tasse, sembrano avere, però preferiscono ridurre i rischi rifiutando tantissimi visti. Quindi sarebbe interessante, mi è uscito molto nel discorso di Stefano Bianchi, parlare dell'aumento della domanda, ma non ho mai visto un tasso di rifiuto di questo. Ne ho messo tantissimi motivi per rifiutare un visto, ma spesso c'è un colloquio e la persona non convince l'addetto consolare della legittimità del suo interesse per l'investigare, e questo in Italia non so, ma per molti paesi c'è un tasso di rifiuto enorme che rende molto difficile lo studio, soprattutto per paesi africani. Poi c'è un rischio del tempo studente, uno arriva e non si laurea mai, e infatti abbiamo visto nelle statistiche che ci sono persone che sono studenti dopo 8-10 anni, no? Possono lavorare, sono in studi così. Molti paesi costringono gli studenti a portare esami, oppure costringono le università a raccontare il progresso dello studente. Poi c'è il rispetto delle regole di lavoro, siccome ormai quasi tutti i paesi OCSE gli studenti possono lavorare, ma quasi sempre con un migliore, onestamente è impossibile controllare questo. Cioè, chi è che verifica che uno studente lavora 20 ore, 28 ore, 40, 60 ore? È impossibile. No? Anche se è responsabilità del datore di lavoro, uno può lavorare per 4-5 datori di lavoro diversi. Cioè, questo è un grosso problema. In alcuni paesi ci sono degli studenti che lavorano 40-50 ore a settimana e dormono in classe. Poi c'è il problema della corruzione e del marcio nel sistema
Non ho mai sentito questo problema in Italia, però in altri paesi Oxford è stato salito fino a livello parlamentare come Stani, che ha portato un corso di forma della registrazione dei siti di formazione. Sono i siti finti. Sì, visa, esattamente, fine visa, chiamate come volete. Quindi sono scuole che sono finite a volte per truffare gli iscritti, oppure anche chi si iscrive è convivente, sa che sta pagando senza andare a studiare, no? Per sfruttare, no? Permesso di lavorare anche regolarmente, no? A volte anche regolarmente. E paesi sviluppati a nostro, no? Per cui, l'ultimo punto che è venuto fuori negli ultimi anni è spionaggio, no? Di nuovo non ho mai sentito questo in Italia, però negli Stati Uniti, nel Regno Unito, altri paesi, spionaggio scientifico, tecnologico, industriale, nel Regno Unito ha espulso una cinquantina di cinesi per questo. Negli Stati Uniti è diventato molto complicato per le università avere certe nazionalità nei laboratori, perché devono raccontare tutte le loro attività molto, diciamo, è diventato molto fastidioso per gli atenei dover raccontare al governo esattamente quello che fanno gli studenti, perché c'è una preoccupazione di spionaggio. Allora, in interesse di tempo, faccio una piccola sintesi di questi rischi. Motivo per cui faccio questo è perché sì, sono tutti entusiasti gli studenti, però c'è spostamento di tutto l'impianto delle migrazioni verso la formazione, verso l'attrazione di altre mente qualificate, delle conseguenze che si subappalta in questo ruolo di portiere alle università, e quindi ci sono dei rischi in più che alcuni stati stanno cominciando a accorgersi che non è così semplice. Allora, chiaramente tu vuoi avere gli studenti in buona fede, gli studenti in cattiva fede, e gli studenti che sono veri, che si fanno un po' truffare dallo studente, anche quelli che sono creati per lo scopo di far rilasciare i visti. No. Qual è la risposta degli stati? Come ho detto, è di guardare i visti, di essere molto cauti nel rilascio di visti, ma anche di creare dei sistemi di registrazione per le università, di fare lo sponsor come il Regno Unito, questi sistemi di autorizzazione che possono essere ritirati se un certo numero di studenti non arriva a laurearsi entro un certo periodo, comincia a sospettirsi che forse questo non è un vero istituto. È più un problema quando ci sono tantissimi programmi di formazione professionale che durano poco, no? E questo è anche un rischio per l'espansione di un sistema di migrazione in Italia che punta più sulla formazione per i mestieri, quindi sono corsi brevi che permettono comunque di accedere al mercato di lavoro. Quindi si può immaginare, come è successo in altri paesi, un moltiplicarsi di istituti di formazione che già esistono sul territorio, che sono che vedono in questo mercato la possibilità di formare studenti. Allo stesso tempo, il fattore demografico è tra tutti i paesi OCSE, e quindi delle università devono riempire i conti di ingresso, e quindi c'è l'interesse in alcuni paesi, come il Giappone e Corea, di tenere l'iscrizione a un livello precedente, anche con un calo demografico dei giovani che dovrebbero andare all'università, quindi più flessibilità per l'ammissione. Per Cile, mi vengo alla questione sui cinesi. Nell'analisi che abbiamo fatto abbiamo anche chiesto di confrontare gli indiani, i cinesi e gli altri in termini di comportamento di restare nel paese. Sia i cinesi che gli indiani restano più degli altri nei paesi di destinazione, in Canada quasi il 90%, però i cinesi meno degli indiani. Gli indiani si migrano per studio, spesso per restare definitivamente. I cinesi ancora, molti tornano nel paese di origine perché le opportunità sono buone per chi ha studiato all'estero. Allora, se vediamo più lungo, mi vengo anche a un punto che ha sollevato Stefano Bianchi sui corridoi umanitari. E la questione più generale del studio dei cervelli, della responsabilità del paese d'accoglienza per garantire che c'è una circolarità degli studenti, e sono molto contento che abbiamo qui sia Cimea sia l'Erasmus, perché
è molto importante sentire come la mobilità può cambiare il sistema di formazione, come un paese che dicevi, un paese che manda, un paese che favorisce la circolarità. Quindi chiudo qua, se sono altre domande spero di avere il tempo di rispondere in parte specifica. Grazie. Perfetto, grazie. Grazie. Anche in questo caso allora do la parola, procedendo per ordine secondo il programma, e sempre collegandomi con l'attenzione anche a una dimensione globale extra OCSE che caratterizza il portale, che è un punto, non so se appunto ci sono, c'è stato riferimento da ultimo a cinesi e indiani, la dimensione, come si diceva prima, una mobilità soprattutto nel mercato del lavoro intra OCSE, intra UE, a livello di studenti, la quota, la realtà del fenomeno extra UE, extra OCSE nei paesi, in Italia nel caso particolare, pensando ai continenti, diciamo, del sud del globo, tenendo presente che anche qui c'è la questione strutturale di un gap da colmare in termini di quota di laureati italiani, che quindi è una sfida per il paese, a cui si accompagna questa opportunità. E da una prospettiva, diciamo, invece decentrata, su, diciamo, un aspetto interessante, si parla appunto di Cina, mi pare di vedere, diciamo, io l'osservatorio in particolare, per esempio vietnamita, che è interessante, cioè in Italia abbiamo 100 università, in Vietnam ce ne sono oltre 200, con livelli ovviamente diversi, qualità, ma è interessante l'approccio strategico, non magari diciamo strutturato e definito dalla Cina, ma di fatto, che è un processo di progressiva accumulazione di approcci alle relazioni dello studio all'estero, cioè che non si sono sostituite, coesistono, cioè dalla prima generazione gli studenti andavano negli Stati Uniti, in Australia. C'è stato poi un approccio, diciamo, di cooperazione strutturale in cui le università ospitanti statunitensi, australiane, hanno cominciato ad aprire filiali in Cina e in Asia. C'è stato da alcuni anni, in Asia soprattutto, c'è la presenza di filiali cinesi nei paesi. Quindi, diciamo, è interessante un po' anche questo approccio affidato spesso agli atenei, ma che nel caso cinese è strettamente anche, diciamo, coordinato dal centro. E quindi una domanda anzitutto a Cinzia Conti dell'Istituto Nazionale di Statistica, che veniva ricordato, è preziosa come fonte di informazione, reazione a quello che si diceva, e anche un po' a questa dimensione del fenomeno globale della presenza in Italia. Grazie, grazie agli organizzatori per l'invito, ma soprattutto grazie per averci stimolato a lavorare su quei dati, perché in realtà Istat lavora da anni su dati dei permessi di soggiorno. Io sono responsabile del trattamento dei dati dei permessi di soggiorno, che sono ovviamente di titolarità del Ministero dell'Interno, ma che Istat elabora dalla fine degli anni Ottanta oramai, insomma, da molto tempo, e devo dire che la richiesta dell'OCSE ci è arrivata e ci ha in qualche modo consentito di andare avanti su una strada che in qualche modo era già stata intrapresa. Era stata intrapresa però più che altro per studiare altre forme di migrazione, quindi la strada dell'integrazione dei dataset, ma su questo poi ci arrivo. Colgo il simbolo che mi viene dato nel passaggio di microfono. In realtà sì, credo che poi sia molto affascinante, no? Quando io sono arrivata tardi oggi, perché in questo momento sto insegnando il corso di Population and Development della Sapienza, e una delle cose che dico sempre agli studenti è: quando ci occupiamo di migrazioni, ricordiamoci sempre che ci sono i paesi di arrivo, i paesi di immigrazione, ma poi ci sono i paesi di origine, no? Quindi la citazione mi faceva pensare proprio a questo, no? Come per comprendere le dinamiche sia importante conoscere anche quelle che sono le condizioni, le situazioni, ma anche forse proprio l'approccio, no, a un certo tipo di percorso nei paesi di origine. E questo lo vedo anche quotidianamente nel confronto con gli studenti, ci arriverò alla fine dell'intervento, ci ritornerò, insomma. Quindi grazie per questo stimolo. Io volevo partire dalla riflessione sulla presentazione generale, aggiungendo qualche cosa che a me aveva colpito rileggendo poi la versione finale del rapporto. È un po' il discorso sia
diciamo di questo, di questa partecipazione dell'Italia, cioè però è una partecipazione molto limitata, l'abbiamo visto, no? Sono altri paesi verso i quali si rivolgono gli studenti, ma anche una riflessione che mi veniva mentre lavoravamo i dati per l'elaborazione che ci sono state richieste, anche sul profilo particolare che hanno gli studenti internazionali che arrivano in Italia. Perché in realtà, se poi andiamo a vedere quali sono i paesi di principale provenienza, oltre alla Cina e gli Stati Uniti, abbiamo paesi come l'Iran e la Turchia, che non sono paesi di immigrazione di massa per l'Italia, però sono paesi tradizionalmente origine di migrazione di studenti verso l'Italia. Io mi ricordo, frequentavo la facoltà di scienze politiche negli anni 90 e c'erano tanti studenti iraniani, la presenza, diciamo, tradizionale. Quindi un po' il discorso della, come dire, peculiarità dei flussi di studenti, no? Quindi qualcosa di particolare. L'altro aspetto che mi veniva in mente anche proprio nell'introduzione, l'ha accennato anche il professor Strozza, è un po' questa crescente complessità della presenza, chiamiamola così, straniera nelle nostre università. Da una parte, tradizionalmente, ripeto, per esempio riguardo agli studenti iraniani, noi abbiamo una presenza di studenti che vengono per perfezionarsi, terminare gli studi, intraprenderli qui in Italia. Dall'altra abbiamo invece una crescente presenza di ragazzi cresciuti nel nostro, nati in molti casi e cresciuti nel nostro paese, che studiano all'università. E molti di questi in realtà non sono neanche più stranieri. Il professor Strozza faceva riferimento a 1.500.000 circa di residenti, e tra questi tanti giovani che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Quindi su questo l'Istat sta lavorando molto, tra l'altro lavorando, infatti per l'università abbiamo fatto con il gruppo del professor Strozza recentemente un paio di lavori sulla presenza albanese e diciamo gli studenti di origine albanese nel nostro paese, anche questo, insomma, esatto, c'è tutto un lavoro sul quale si può basare un futuro approfondimento, no? Lo suggerisco, metto anche sul tavolo come possibilità futura, e anche su questo c'è da lavorare, ci stiamo lavorando, finalmente possiamo lavorare sui dati, distinguendo la presenza di persone con background migratorio, stranieri, studenti internazionali che magari hanno conseguito il titolo superiore all'estero e ora sono in Italia, e invece persone italiane ma che hanno un background migratorio. Altro punto, sempre sull'integrazione dei dati, e anche su questo metto nuova carne sul fuoco, in realtà uno degli aspetti toccati nel report e citati durante la presentazione è il fatto dell'utilizzo di due fonti, no? Da una parte i permessi di soggiorno che abbiamo appunto lavorato noi per l'Italia, dall'altra il discorso dell'iscrizione presso l'università, quindi i dati del Ministero dell'Università sostanzialmente. Ecco, anche in questo caso, grazie al lavoro forte che in Istat è stato fatto in questi anni di integrazione delle diverse fonti, noi possiamo lavorare superando quel tipo di ostacolo che dicevamo, no? Quelli che frequentano magari dei corsi. Noi siamo in grado di poter dire quanti hanno un permesso di soggiorno per studio e risultano iscritti regolarmente a un corso universitario e a quale corso universitario risultano iscritti. C'è un progetto, tra l'altro, che stiamo portando avanti, appena partito, con il Ministero dell'Istruzione, con Paolo Borchetti, che è diciamo, del Ministero dell'Istruzione, e lavoreremo in questo senso per sgombrare ancora un po' il campo da qualche incertezza che rimane. Quindi, diciamo, dal punto di vista della statistica c'è senz'altro un grande sforzo. Devo dire che le sollecitazioni come questa ci servono molto, perché a volte arriviamo a lavorare sempre, no, in gran solita, di pressione, di priorità.
vista. Se ci sollecitate, no? se vengono sollecitazioni in ambito internazionale rispetto a delle esigenze informative, è chiaro che si può ridisegnare la priorità, e questo credo che sia importante. Credo che sia importante perché sicuramente questi studenti rappresentano una grande risorsa, no? In generale, abbiamo detto, sì, sicuramente forse ci sono anche aspettative eccessive, però sicuramente sono una grande risorsa. E oggi a lezione ho raccontato agli studenti che sarei venuta qui, il corso è un corso rivolto soprattutto a studenti stranieri, perché è un corso in inglese. Ho un'ottantina di studenti in classe, di cui forse 20 saranno italiani, gli altri sono stranieri, e ragionando con loro su questo tema, abbiamo parlato di preparazione e sviluppo, che è il tema poi centrale del corso. E gli studenti stessi dicevano, tra l'altro tornava la percentuale, no? Perché alla fine dell'elaborazione abbiamo scoperto che dopo una decina d'anni, no? Insomma, le persone che sono entrate per studio, il 10% dei casi più o meno, poco più del 10%, sono rimaste in Italia. Tornava perfettamente con le intenzioni espresse, ho fatto in Mentimeter mentre eravamo qui, e ritornano perfettamente con le intenzioni espresse dagli studenti. E quando gli ho chiesto perché non rimanete in Italia, le risposte sono state sostanzialmente due. Ovviamente lavoro all'Istat, non mi dovete dire che il campione non è rappresentativo, lo so, però per discuterne con voi. La prima risposta è stata: perché io voglio contribuire allo sviluppo del mio paese, io sono qui per studiare, ma voglio poi rientrare, in particolare al ragazzo dello Svevistan che diceva questo, voglio rientrare a casa per contribuire con quello che ho imparato allo sviluppo del mio paese e trovare un lavoro bello. Dall'altra c'era una qualche preoccupazione per il problema della lingua, perché mi dicevano: ma io se mi laureo anche in 2 anni, io in 2 anni non parlerò mai un italiano così fluente da poter accedere a una professione. Sono studenti di scienze politiche e di scienze della comunicazione, questi qui, non riuscirò mai a parlare italiano in una maniera fluente tale da poter occupare la posizione professionale che ho in mente. Quindi anche questo, forse, cioè, è chiaro che sono opinioni di ragazzi e non sono sicuramente né rappresentative in nessun modo presentare il campione, però ragioniamo anche sul fatto che comunque forse possono contribuire a uno sviluppo più generale, no? questi studenti. Dall'altro ragioniamo sul ruolo che il nostro paese ha all'interno di quelle che possono essere prospettive generali a livello mondiale. Grazie. Grazie, grazie. Allora, come da programma abbiamo la possibilità di ascoltare Luca Lantero, che è direttore generale del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Incoerenze Accademiche, che è molto prezioso, occupandosi proprio di riconoscimenti, di qualifiche professionali, titoli di studio straniero, un osservatorio per dare indicazioni un po' su quali sono le vulnerabilità, anche eventuali strategie da intraprendere per migliorare la situazione. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie per il cortese invito. Mi chiamo Luca Antero, dirigo il CIMIA, Centro di Informazione per la Mobilità e le Equivalenze Accademiche, nato nel 1984, allora in corso il Ministero della Pubblica Istruzione, poi ad oggi appunto vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Noi lavoriamo con una cinquantina di persone di personale, 35 competenze linguistiche diverse, e personale sia italiano che proveniente da altri paesi, e valutiamo circa 60.000 qualifiche estere l'anno, oltre ad avere un centro di ricerca sui temi della formazione superiore, cosiddetta higher education, e partecipando ad oggi ormai a 35 progetti internazionali su tutto il mondo su queste tematiche. Volevo innanzitutto partire anch'io da alcuni dati interessanti che mi sembra opportuno condividere con voi. Alcuni sono stati già segnalati, come dire, come punto. Partiamo dai dati prettamente di CIMIA. Noi, come primi 10 paesi di qualifiche che valutiamo, sono quelli del Pakistan, Bangladesh, India, Stati Uniti, Iran, Regno Unito,
Afghanistan, Ucraina, Cina e Camerun. Vi sto dando i dati 2022, dove ci sono tre punti interessanti. Innanzitutto, 11 paesi fuori, o meglio, 11 paesi che non sono fuori dall'European Higher Education Area, ovvero dal processo di Bologna, sono ridotto in Ucraina con questi dati. Perché? L'Ucraina lo sappiamo molto bene. Nel 2022 abbiamo avuto un grande numero di richieste, ma il Regno Unito è perché è un grande anche esportatore di formazione. Quindi quando parliamo di Regno Unito o Stati Uniti, che abbiamo tra i primi 10, non parliamo solo di titoli ottenuti nel Regno Unito o negli Stati Uniti. Prima è stata fatta una domanda sulla Transnational Education Institution, ovvero istituzioni aperte in un altro contesto, dove l'Italia, tanto per darle un dato in più, nel PNRR ha un punto specifico per dare fondi all'università, alle istituzioni AFAM per aprire branch campus o istituzioni all'estero come Transnational. Noi abbiamo sempre avuto una cultura di collaborazione con l'istituzione estera che è riconosciuta, non di più, scusate il termine, ma uso in maniera bonaria, aggressiva come Stati Uniti e Regno Unito, quindi andiamo e collaboriamo adesso. Adesso comunque ci stanno chiedendo di aprire anche corsi come in Francia si fanno le delocalizzazioni educative, altri corsi congiunti, eccetera, all'estero. E qua ci saranno tanti, tanti fondi per l'Italia su questo. Un altro dato interessante da questo punto di vista sono i dati relativi all'UNESCO, ovvero i dati riguardanti la mobilità internazionale. Allora, la popolazione studentesca dal 2000 era di 99,5 milioni, adesso nel 2035 sarà di 520 milioni, quindi un dato impressionante da questo punto di vista. C'è un regional student growth dal 2000 al 2013 come dato, quindi un tasso di crescita, dove nelle varie regioni del mondo, Asia Pacifico abbiamo più 163%, Latino America e Caraibi 106%, Africa 92%, Paesi Arabi 88%, l'Europa il 25% in decrescita. Vuol dire che da qui a 10-20 anni la nostra istituzione universitaria dovrà andare a prendere studenti fuori dall'Europa per sopravvivere. Questo è un dato molto chiaro. Prima si parlava di università, ma attenzione, noi attraiamo tantissimi studenti stranieri anche nel reparto AFAM, alta formazione artistica, musicale e coreutica. Quasi 100 istituzioni universitarie in Italia, lo ricordava bene, più di 160 istituzioni di Accademia delle Arti, istituti di design, conservatori, l'Accademia Nazionale di Danza, l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dove abbiamo frutto dell'85% a volte di studenti internazionali e dove, a proposito di Cina, attraiamo il numero di cinesi più importante da questo punto di vista, col programma anche Turandot. Quindi la situazione italiana è molto variegata quando parliamo di higher education. Riprendo un segmento del professor Sprossa, che ringrazio, e della dottoressa Conti, sulla questione dell'analisi dei dati. La situazione dell'analisi dei dati degli studenti internazionali, vi ringrazio per il titolo, per non aver messo studenti stranieri, perché poi tornerò un secondo su questo punto, è che noi abbiamo una cittadinanza della persona e una cittadinanza del titolo di studio. E è una concezione degli anni, ormai dico 90 perché sono carino, ma 80, pensare che una persona nasce e muore accademicamente in un luogo e soprattutto è un cittadino di un paese e non si forma in un altro. Quindi la cittadinanza è diversa dalla cittadinanza del titolare del titolo studio. Questo è interessante perché, ad esempio, nel fondo di finanziamento ordinario dell'FMI, uno dei vincitori non è più quanti numeri di studenti stranieri ho, con cittadinanza straniera, ma quanti studenti con titolo essere lo astratto. E guardate che uno studente che italiano che si è formato accademicamente tutto all'estero diventa per noi è un motivo di attrattività. Oppure uno studente, magari, faccio un esempio caso, peruviano di Milano, che ha fatto tutte le scuole superiori a Milano, e entra a Politecnico, non è uno studente che noi abbiamo attratto. Non è uno studente che sì, va calcolato nelle nostre statistiche, ma calcolato in una maniera ad hoc. Parlavamo di Albania. Noi abbiamo in Albania, adesso vado a memoria, 10 gravissimi per giorno. Di studio. Abbiamo 35.000
studenti albanesi che vengono a studiare in Italia perché hanno la cittadinanza e c'è uno sostanzialmente la cittadinanza italiana perché oltre alle regole sono feste, ma anche perché hanno comunque anche degli sgravi del diritto allo studio molto interessanti al quale possono accedere. Quindi abbiamo anche tutti questi dati che iniziano poi le statistiche. E tornando invece sulle statistiche OCSE, aggiungo due nota bene, a mio parere, alle conclusioni dell'attività del nostro paese. Il nostro paese, e con le indagini che abbiamo fatto, si è visto che anche in piena pandemia, noi sul livello della laurea magistrale ricevevamo più domande rispetto all'anno precedente, quindi abbiamo non solo aumentato. Ma sono due punti interessanti. Noi siamo un paese che ha un sistema sanitario che cura tutti, e questo, guardate, è un punto che gli studenti internazionali guardano, e siamo un paese sicuro, che ha un livello di sicurezza molto più ampio di altre cose. Nelle nostre città universitarie si può andare in giro tranquilli. È vero, succede sempre qualcosa, ma rispetto ad altri paesi, vi assicuro che questo è un dato che si tiene, è tenuto da conto. Se la questione del fatto che è un paese dove, soprattutto in certe città, non in grandi città, si può vivere allo studente universitario per vivere, è vero. E aggiungo un altro punto. C'è sempre un po' l'idea giusta, però, che la grande panacea dell'attrazione dello studente internazionale sia le borse di studio e gli incentivi. Questione molto giusta, è vero, ma se oggi andiamo a vedere, questi sono i 10 componenti del 20% di attrazione degli studenti internazionali in mobilità. I grandi investitori dello studente in mobilità sono famiglie e lo sforzo personale del singolo che vuole ottenere un titolo che gli permetterà una vita migliore. Quindi il punto grande da guardare oggi nel sistema di formazione superiore universitaria è la qualità. Qualità come percorso di studio e che prima si ricordava, qualità anche di accesso poi a un lavoro successivamente. Ed è questa la grande sfida del settore della formazione superiore. Da questo punto di vista, quindi, noi siamo passati da una prima livello di internazionalizzazione all'inizio del 2008, fino al 2010, che attraeva numeri perché dovevamo imparare molto di più. E adesso ci stiamo convertendo, grazie al CEVA, un sistema di attrazione che è livellato sulla qualità. Parlavamo di Cina, il programma Marco Polo Turandot, che ormai ha fatto un po' il suo tempo, è un programma che attrae tanti studenti cinesi da università e AFAM. All'inizio del programma, il livello dell'esame richiesto in Cina per entrare all'università non veniva calcolato in Italia, sono degli accettati studenti cinesi con questo, si chiama tecnicamente Gaokao, che è l'esame di ingresso all'università in Cina, con un punteggio che in Cina non ti faceva fare nulla, anzi anche senza punteggio, e accettavamo tutti. Adesso ovviamente, grazie al cielo, abbiamo capito, innanzitutto giustamente abbiamo iniziato a capire e a avere istituzioni che iniziano a attrarre i cosiddetti genuine student e non solo numeri, dove servivano per imparare, e quindi adesso chiediamo dei livelli adeguati su questo. Evitiamo o vogliamo evitare le cosiddette classi pollaio che non aiutano nessuno e aiutano solo il fatto di non riuscire a completare il percorso, parlo soprattutto dei cinesi, e quindi ci sono nuove possibilità di internazionalizzazione e sfide da questo punto di vista, con anche la cosiddetta internazionalizzazione domestica, internationalization at home, cioè dare possibilità internazionali all'interno del medesimo attimo senza la mobilità. Ma volevo leggervi, perché è interessante, la norma non lo riprende, ma nella conferenza di servizi che crea la circolare annuale per l'ammissione di studenti internazionali, quindi rilascio del visto, tipo di GAD, per motivi di studi universitari, permesso di soggiorno e ammissione e matricolazione, che vengono fatte di concerto tra il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, MAECI e il Ministero degli Interni, viene messo il concetto di studente internazionale per la prima volta, anche se la norma ha ancora parla di studente straniero universitario, perché si riferisce a chi è richiedente visto. Come ho detto, il concetto di studente internazionale, candidato internazionale ai corsi di studio, è da considerarsi in tale contesto della circolare, con la sua accezione più ampia possibile, ovvero
non direttamente o esclusivamente collegata al requisito di cittadinanza e di provenienza geografica, cosiddetti studenti stranieri. Infatti, gli studenti internazionali sono identificati normalmente come coloro i quali hanno svolto per un studio e ottenuto qualifiche finali all'estero, anche di cittadinanza italiana di un paese dell'Unione Europea, ovvero di un soggetto richiesto visto permesso sul suo giorno, in cui lo studente straniero ha oggetto di una qualifica italiana, ma che necessita di un permesso di soggiorno. In tal senso, gli studenti internazionali e gli studenti visto, quelli che necessitano di un permesso di soggiorno, coloro i quali abbiano ottenuto un titolo di studio estero, oltre agli studenti di mobilità, sono da considerarsi sotto categoria di questa cinque parte del bacino dello studente internazionale, categorie per le quali sono previste impegnate procedure differenti, come delineate all'interno delle seguenti procedure, eccetera, eccetera. Cioè, per dare l'idea che oggi si parla di questo, cioè il punto sostanziale è quello che mi sta dicendo, della concentrarsi sullo studente internazionale. Parlando di frodi, noi come centro troviamo sulle 60.000 qualifiche, è un dato impressionante, il 12% delle qualifiche presentate sono contraffatte, alterate o provengono dalle cosiddette diploma mills, ovvero fabbriche di titoli, istituzioni che non sono riconosciute da nessuna parte. Purtroppo devo dire, ed è un dato sull'Africa chiaro, che sulle punte dei paesi che si citavano abbiamo dal 35 al 45% di queste falsificazioni, le abbiamo anche da parte di titolari di protezione internazionale, e questo, come tutti gli altri, anche loro possono avere queste problematiche. Una punta di orgoglio per l'Italia. Noi siamo da 5 anni uno dei primi paesi che ha iniziato a svolgere il riconoscimento dei titoli senza presentazione documentale o con scarsa documentazione per i titolari, appunto, della protezione internazionale che non hanno qualifiche, tramite la metodologia del cosiddetto European Qualification Passport for Refugees, che abbiamo sviluppato insieme al Consiglio d'Europa, e siamo uno dei primi paesi. Tra l'altro, la legislazione italiana, sapete bene, o se non sapete ve lo dico, che ormai dal 2014 impone alle amministrazioni pubbliche, a tutte, che si occupano di riconoscimenti sia accademici che professionali, di valutare le qualifiche in possesso dei rifugiati, con questi titolari sussidiaria e rifugiati, anche in assenza o scarsa documentazione, e questo è un punto molto interessante. Le università già lo fanno da vario tempo. Abbiamo vinto un progetto strutturale con la Commissione europea, al quale stiamo espandendo la metodologia di questo QPR. Mi taccio perché ho preso troppo tempo, però da questo punto di vista sul nostro sito trovate tutte le informazioni disponibili. Grazie. Grazie moltissimo per la densa presentazione, ricca di informazioni. Claudia Peritore, capo Unità dell'Istruzione Superiore dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, si è parlato anche, appunto, del grafico, come prima, sul mercato del lavoro, anche dell'attrattività per gli studenti, no? È un tema, l'Erasmus prima e l'Erasmus Plus adesso ha questo compito di creare una comunità internazionale. Peraltro, appunto, come per molte città, si utilizza sempre la chiave, naturalmente, grande vocazione per il turismo, città d'arte, e anche nel campo, restando a Roma, pensando alle oltre 20 branch di università statunitense, in gran parte legate, no? Però, diciamo, c'è questa capacità attraverso questo strumento di rafforzare l'internazionalizzazione. Grazie, buonasera a tutti, grazie al CESPI dell'invito rivolto ad INDIRE, grazie dell'opportunità di parlare di Erasmus in questo quadro. L'INDIRE è un istituto di ricerca educativa in cui il Ministero dell'Università e della Ricerca ha assegnato la gestione dell'Agenzia Nazionale competente, appunto, per il programma Erasmus Plus nel settore dell'istruzione superiore. E qualche piccola definizione per parlare adesso di quella che è la mobilità per crediti, cioè una mobilità per studio per un periodo breve, dai 2 ai 12 mesi massimo, quindi parliamo di studenti che si recano nei paesi europei ma anche extra UE per un periodo di studio, appunto, limitato nel tempo, per essere poi reintegrati nel percorso accademico che stavano seguendo nell'istituto di appartenenza.
e parliamo di studenti internazionali definiti appunto dall'istituto di appartenenza, quindi l'istituto di iscrizione. Per questi per noi sono gli studenti internazionali. Prima di dare qualche numero ci tenevo a ribadire come Erasmus nei suoi 36 anni di vita sia diventato molto più maturo e abbia acquisito un ruolo sempre più importante per la realizzazione come strumento delle politiche europee che riconoscono finalmente nell'istruzione un fattore chiave di crescita e sviluppo non più solamente del singolo che grazie al periodo di studio all'estero cresce, apprende nuove competenze ma non solamente accademiche, cresce come persona ma anche come prezioso strumento di sviluppo proprio degli stessi sistemi di istruzione, quindi anche con risvolti sull'economia e sul mondo produttivo, rappresentando il cosiddetto soft power europeo di cui si è accennato in apertura, di promozione dei valori europei di democrazia, stato di diritto, diritti umani. In particolare questo per le università che sono il crocevia tra la ricerca, la società e l'economia. L'Europa ha l'obiettivo ambizioso oramai vicino di costruire e realizzare uno spazio europeo dell'istruzione che insiste su un approccio inclusivo e di eccellenza che sono riconosciuti come elementi caratterizzanti del sistema di istruzione superiore europeo, quindi del sistema universitario. Ed Erasmus da sempre è un terreno di sperimentazione dell'integrazione, era nato proprio per contribuire all'integrazione interculturale dei paesi europei che facevano parte dell'Unione Europea, dell'integrazione quindi in altri contesti, prima di studio e poi di vita e di lavoro. Quindi ecco che l'obiettivo di una mobilità che sia accessibile a tutti, al di là di ogni barriera economica, fisica o anche legata alla disciplina accademica, in alcuni casi è più difficile pianificare un periodo di studio all'estero rispetto ad altri. Il programma ha anche potuto dare un giusto supporto, una giusta risposta a quella che è stata la necessità di integrazione, ad esempio, degli studenti ucraini rifugiati per proseguire gli studi nei sistemi appunto europei. Quindi inclusione e eccellenza come caratteristica principale del nostro sistema di istruzione che per il settennato 2021-2027 si è tradotto in un incremento finanziario notevole rispetto al settennato precedente con quasi il raddoppio del contributo per realizzare quelli che sono le attività attraverso cui appunto si pone la Commissione il raggiungimento degli obiettivi soprattutto di inclusione. Quindi parliamo di mobilità degli studenti, del livello di studio ISCED 5, quindi percorso di studio breve, i nostri ITS fino al livello di dottorato incluso. Abbiamo detto mobilità per crediti, in questo nuovo settennato è stata introdotta anche una mobilità breve, quindi anche inferiori ai 2 mesi minimi, una mobilità dai 5 ai 30 giorni, mobilità blended, quindi combinate con un periodo virtuale. Sono state integrate le borse di studio per garantire un giusto supporto economico, è pur sempre uno degli elementi critici più importanti del programma, ovvero che la borsa di studio non risponde appieno infatti a un contributo finanziario. Si è rilanciato il supporto linguistico, le barriere linguistiche permangono, ma si investe chiaramente nella digitalizzazione, quindi come acquisizione di competenze digitali del singolo, quindi sia per l'upskilling cosiddetto del personale dei docenti, perché Erasmus prevede anche periodi di mobilità per i docenti e per lo staff dell'istruzione superiore, quindi periodi di docenza all'estero o di formazione dello staff degli istituti. Si è rilanciato il riconoscimento automatico dei periodi di studio all'estero e soprattutto una dimensione importante è quella della cooperazione transnazionale tra gli istituti di istruzione superiore, rilanciata dalla strategia europea per le università per rendere sempre più concreta la cooperazione transnazionale per la realizzazione, ad esempio, di moduli corsi innovativi proprio per il contributo alla formazione professionale richiesta nel mercato del lavoro. Una delle iniziative di eccellenza della programmazione attuale di un'università è quella dell'università europea, sia delle alleanze di università europee, di istituti di istruzione superiore che cooperino in modo più integrato tra loro, che condividano una strategia a lungo termine, che prevedano la mobilità dello staff, degli studenti e dei ricercatori come caratteristica fisiologica dei percorsi di studio, integrando anche i campus, integrando la loro governance. È un progetto molto ambizioso
sul quale si investe ancora di più in questo settennato dopo le prime due con la pilota, e che quindi contribuisce particolarmente al flusso di mobilità. La dimensione internazionale che il programma Erasmus ha sempre avuto è stata ulteriormente rilanciata. Tutto il mondo praticamente è coinvolto, quindi non sono i paesi del programma cosiddetti associati al programma, ma tutto il resto del mondo è coinvolto e può ospitare o inviare studenti e personale in mobilità nei nostri istituti di istruzione superiore. Quindi il rilancio dell'importanza della geopolitica e strategica dell'internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore e per il rilancio appunto del cosiddetto stile di vita europeo, perché gli studenti in mobilità sono ambasciatori, no, dei loro istituti e dei loro paesi. Quindi in termini di mobilità, questi sono i dati pianificati nel 2022, circa 50.000 sono le mobilità degli studenti e dello Stato pianificati da e verso l'Europa. Chiaramente le provenienze dipendono dal finanziamento di studi, sia il Erasmus è collegato agli studenti di politica esterna, quindi in particolare i paesi del vicinato, ma nel settennato l'Africa subsahariana vede un incremento particolare di finanziamento a supporto della mobilità, soprattutto in ingresso, ma anche in uscita, e chiaramente l'area dei Balcani. Di queste 50.000 mobilità, circa 5.000, quindi il 10% storico è quello che realizza l'Italia, il 49% sono studenti e il 66% in ingresso, quindi come dicevo è uno strumento soprattutto di attrazione degli studenti per attrarre capitale verso i nostri sistemi di istruzione superiore. Questi numeri, che sono appunto della mobilità internazionale con tutti i paesi del mondo, si cumulano con quelli della mobilità Erasmus tradizionale, quindi intraeuropea, sempre mobilità per crediti. E nel settennio 2014-2020 abbiamo registrato circa 270.000 mobilità internazionale e in 188 hanno scelto l'Italia, di questi 7.000 provengono dalle aree extraeuropee. Quindi però sono maggiori gli studenti che provengono da sempre da la Spagna, Francia e Spagna sono paesi di tradizionali. Studenti che ospitano i nostri istituti, così come sono le mete preferite dai nostri studenti. Gli atenei italiani che hanno accolto il maggior numero di studenti nel settennato precedente sono l'Alma Mater di Bologna, l'Università della Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Firenze. In Italia, come ricordato, quando parliamo di settore dell'istruzione superiore non facciamo riferimento solamente all'Università e al Politecnico, ma anche al grande settore dell'AFAM, della nostra formazione artistica musicale, che partecipa da sempre storicamente al programma Erasmus con un flusso importante di studenti in mobilità, chiaramente con numeri più ridotti date le capacità di strutturali, diciamo, di gestione. Questi flussi sono determinati dagli accordi interistituzionali che gli istituti partner siglano tra loro sulla base delle loro strategie di internazionalizzazione. Quindi lo studente sceglie una destinazione, ma tra una rosa che il proprio istituto gli offre. In alcuni casi questi accordi sono storici, derivano da rapporti accademici preesistenti tra docenti, o sono frutto di, ad esempio, collaborazioni in altri ambiti, come in progetti di capacity building, che poi si traducono in accordi di mobilità. La banca dati del Ministero del Lavoro e del Cineca riporta una fonte preziosa per conoscere tutti questi accordi tra l'Italia e i paesi del mondo. Una licenza in ricerca però di Ca' Foscari, condotta dall'Università Ca' Foscari con Ungheria, ha rilevato come fattori di attrazione non siano solamente quelli accademici, ma in realtà i flussi degli studenti Erasmus ricalcano legami economici e commerciali tra diverse aree geografiche, più che essere collegati a questi accordi, diciamo, accademici. Quindi non necessariamente ricadono nella rete di
di cooperazione europea sviluppata dagli istituti di istruzione superiore. Gli studenti scelgono soprattutto poi istituti che offrono possibilità di soggiorni più lunghi, che offrono un'offerta formativa diversificata, ecco che quindi il tema della qualità è particolarmente rilevante. Erasmus spesso è il primo gradino, ora non più il primo, non necessariamente la prima esperienza all'estero, però solitamente il primo gradino per un percorso poi di studio, di degree mobility successivo, compreso all'estero e poi anche di lavoro. Inoltre la ricerca ha rilevato come non sembri determinante il fattore del riconoscimento dei crediti nella scelta della destinazione da parte degli studenti. Questo è probabilmente perché lo studente cerca un'esperienza che vada al di là di quella squisitamente accademica, ma totalizzante, diciamo. Ed infine dallo studio emerge che gli istituti di istruzione superiore che si trovano in una regione urbana, metropolitana, in zone di confine, attirano maggiormente gli studenti Erasmus. Altrettanto la qualità delle istituzioni e i fattori legati all'innovazione, come ad esempio la quota di lavoratori della conoscenza o dei brevetti nei settori di frontiera. Questa ricerca al momento è stata condotta a livello, diciamo, italiano, analizzando un set di dati della mobilità in uscita e di entrata dall'Italia, ma sarà allargata prossimamente e l'intero studio verrà presentato prossimamente. Quindi, sul tema dei visti, anche nel caso della mobilità Erasmus, parliamo di una mobilità di breve durata, ma fino a 12 mesi, mobilità extra UE da tutti i paesi, quindi del mondo, solo europei, e spesso sono studenti stranieri iscritti in istituti anche europei che si scontrano con i tempi lunghi di rilascio del visto, che una mobilità di breve durata come quella Erasmus ha un impatto notevole in alcuni casi. Grazie, e sono disponibile per avere qualsiasi domanda eventuale. Grazie molto. Mi fa piacere peraltro che anche questa ricca informazione si leghi completamente con il mandato della sala che si ospita, che ringraziamo, la delegazione del Parlamento europeo, quindi questa strategia europea. Gli ultimi 10 minuti per domande e interventi, grazie se ce ne sono. Grazie. Salve, io mi chiamo Giovanna Cavallo, sono di una rete nazionale che si chiama Forum per cambiare l'ordine delle cose. Noi abbiamo un piccolo progetto che monitora i visti rilasciati per motivi di studio dalla Siria, dal Libano e dalla Palestina. Scegliendo questi tre paesi, anzi questi due, perché il Libano era, appunto, per fare una comparazione, abbiamo scelto dei paesi che, tra virgolette, sono cosiddetti esportatori di rifugiati. Ecco, io sono stata in Siria a novembre, negli ultimi 2 anni siamo stati in Siria fino a novembre scorso almeno 5 volte, almeno 4 volte, e una cosa che abbiamo notato moltissimo, ad esempio, monitorando le richieste, parlando con l'ambasciata italiana in Libano, qui c'è il ministro degli affari esteri, e che c'è, come dire, abbiamo notato un posto di rigetti che sono stati poi in tribunale giudicati illegittimi e quindi accolti. E da qui ci siamo interrogati sulle motivazioni che portavano a questo tipo di prassi, ma abbiamo anche interrogato, riprendendo un po' le parole del dottoressa Conti, il suo nome è scritto, come in realtà questa straordinaria parte di studenti stranieri siriani avessero delle difficoltà ovviamente collegate alle condizioni identitarie, ma di non poter aprire, per esempio, questo per l'ordinanza sostenibile, quindi ci sono anche delle burocrazie complicate che potrebbero essere risolte. E in questo tempo non è per una domanda, perché è una domanda che è strutturale. Questa straordinaria energia dei giovani siriani che si collocano nelle tra virgolette geopolitiche, dei terroristi piuttosto che dei giornalisti, piuttosto che diciamo dei filo governativi anticipati, abbiamo almeno 5 percentuali come progetto, è quella di poter chiedere un supporto internazionale del diritto alla mobilità per motivi di studio, perché da un punto di vista democratico. Ecco, mi domando se a livello di burocrazia, ovviamente consolare, se la pensa che facciamo in Libano, a livello anche di borse di studio,
che potrebbero essere aumentate, sono addirittura meno di un quinto quelle che sono disponibili rispetto alla domanda richiesta, ad esempio, da un paese come la Siria, si potesse agire, come dire, come la Commissione europea ci chiede, di agire con gli strumenti ordinari per supportare in modo da potersi la cooperazione questa straordinaria energia sociale che potrebbe, come dire, essere una delle soluzioni, ad esempio, al conflitto che si sta inserendo, invece di supportare percorsi bellici. Grazie. La mia è una domanda di curiosità, nel senso, è stato fatto un accenno alle università che a volte possono anche fungere un po' da cancello di chiusura o di apertura rispetto a studenti stranieri. In questo senso volevo chiedere l'esperienza dei paesi, anche un po' anche comparata, una specifica su questo, se a volte questo non ha creato problemi appunto per l'ingresso di studenti internazionali. Nel senso, mi chiedo, magari a volte le priorità di università sono diverse dalle priorità di uno Stato. In questo senso, non so se questo è un problema o se invece in realtà no, è giusto così. Ora un giro di risposte. Facciamo chi vuole intervenire. Prego. Posso rispondere per quanto riguarda la Vox sulla questione dei canali alternativi alla protezione dello studio. Effettivamente facciamo con l'ACRO, l'Ox è un monitoraggio dell'uso dei canali alternativi alla protezione, tra cui c'è lo studio, per cui proprio sui siriani, i somali e varie altre categorie. Questo siamo già alla terza edizione, facciamo un monitoraggio statistico del rilascio di permessi per altri motivi a delle persone di nazionalità che normalmente sono certo in protezione umanitaria. Allora, più da specifico, il tasso di rigetto delle domande dei visti per studenti, sono migliaia di motivi interessanti di diritti di appello, perché non tutti i paesi hanno un diritto di appello a un rigetto di una domanda di visto, insomma, non è che tutti i paesi hanno una procedura per mostrare se è fondato o non è fondato. Insomma, semplicemente ci si torna l'anno dopo, si riprova. Spesso una delle domande, vengo alla questione sulla coerenza tra l'obiettivo dell'università e l'obiettivo dello Stato, no? L'università dipende dall'università, ma in molti priorità diverse, tra cui ci sono anche in alcuni casi priorità economiche, poi priorità di avere un numero sufficiente di studenti e tanti altri possibili motivi. Noi abbiamo parlato di agenti, di intermediari, rentieri o non, che fanno di collegamento spessissimo tra l'università e lo studente nel paese di origine, no? Perché non so quanto gioca un ruolo in Italia, ma in alcuni paesi l'agente nel paese di origine è molto importante. La questione si concretizza nella domanda spesso al momento della domanda di visto, in cui la persona deve dare una motivazione coerente con i motivi di rilascio del visto, per cui se il visto è temporaneo deve mostrare di voler tornare, quindi anzi in questo momento dire voglio tornare nel paese per la registrazione dovrebbe essere un motivo in più per rilascio del visto, perché spesso il rifiuto è dovuto al fatto che non è sufficientemente convinto che la persona vuole tornare. E per chiudere, anche perché la mia domanda era sulla diplomazia migratoria dello Stato, no? Che c'è una diplomazia migratoria dello Stato e c'è una promozione dell'università. Molti paesi hanno una sorta di portale di promozione e una visione della strategia nazionale di promuovere l'iscrizione di studenti dall'estero, dei siti, degli agenti, dei centri di promozione. Forse questo è meno sviluppato qua, quindi c'è meno un'evidenza se c'è una coerenza o meno tra gli obiettivi delle differenti università e lo Stato. Sto
era la mia domanda sulla promozione, su diverse forme di promozione delle università e attraverso la diplomazia migratoria che può mandare dei segnali di accoglienza ma anche dei segnali di rifiuto, no? Cioè, diciamo, diplomazia migratoria anche non è sempre accoglienza e invito, ma a volte anche comunicazione intorno agli ostacoli. Quindi spero di essere stato sufficientemente chiaro nella risposta. Marco. Sì, prego. Su questi ultimi interventi, chiaramente a proposito dell'ultimo intervento, accennavo alla attrazione, al fattore di attrazione nel caso, no, della mobilità così temporanea degli studenti Erasmus, chiaramente determinata dall'interesse dell'istituto di appartenenza ad aprire un canale di collaborazione con l'istituto partner, quindi nell'autonomia accademica. Le nostre università, diciamo, hanno accordi bilaterali con tantissimi paesi, soprattutto europei. Il programma, dicevamo, esiste da 36 anni ormai, no? Le nostre università hanno partecipato sin dall'inizio, quindi nel tempo si sta però rafforzando sempre di più il concetto che il programma Erasmus è funzionale, al di là di partecipare e dare questa opportunità agli studenti di studiare all'estero, può essere usato in modo funzionale alla realizzazione di strategie di internazionalizzazione specifiche dell'istituto, che possono essere collegate alla strategia poi nazionale di internazionalizzazione, quindi collaborazione con determinate aree per in determinate discipline scientifiche o aree economiche. Sono molto esiste un punto chiamato cosiddetto rischio migratorio. Sappiamo che i due grandi canali di ingresso irregolare in un paese sono i visti per motivi turistici e i visti per motivi di studio. Quindi c'è un'attenzione da questo punto di vista. Nella circolare o le procedure che citavo prima, è in premessa scritto molto chiaramente che per le questioni relative alle richieste di visto sono competenze delle rappresentanze diplomatico-consolari che fanno i loro accertamenti, anche dovuti al fatto di verificare se una persona dice voglio studiare in Italia e abbia le qualifiche per farlo con la dichiarazione di valore o sia a conoscenza della lingua italiana, cosa che possono fare come rilievi le rappresentanze. Però ovviamente, qui mi associo al commento che vi ha fatto, la responsabilità accademica di dire entra o non entra un corso è lasciata in autonomia di Atenei ed è giusto che sia così. Noi in Italia abbiamo dovuto approvare, abbiamo approvato la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli, grazie al cielo, riconoscimento dei titoli che non è di competenza dell'Unione Europea, ma è competenza di parte UNESCO, Consiglio d'Europa con questa Convenzione di Lisbona, e per approvarla e siglarla abbiamo dovuto chiedere agli Atenei. Perché, come dire, nessun ministro può andare dalla Federico II che l'anno prossimo compie 800 anni di come trattare degli studenti, forse ne sanno un po' meglio loro, no? L'innovazione parte sempre dagli Atenei da questo punto di vista. È vero che poi bisogna calibrare questi poteri. Un altro punto interessante, ovviamente, dato dal fatto che gli Atenei investono tanto in attrazione della qualità degli studenti esteri, ma alla fine non è solo il problema che non vengono dati visti perché non vengono qui, è perché magari a volte arrivano ma non superano dei test o a nazionali o locali, perché il numero che abbiamo a disposizione è limitato e ci sono anche questi elementi, ma attraiamo sempre per alzare il livello qualitativo degli studenti che abbiamo qui, ma questo avviene in tutto il mondo in questa modalità. Grazie, Ministro Bianchi. No, ma approfitto, ringrazio della domanda per completare le considerazioni che sono state fatte e che condivido, che sono corrette. Ecco, quindi, come è stato spiegato, nella valutazione della ammissibilità dello studente all'ingresso e quindi poi l'ultima analisi del visto, che è il primo step, ci sono vari attori coinvolti, insomma, a partire prima dalle istituzioni universitarie che valutano l'ammissibilità del corso, la coerenza del percorso di studi e dove è previsto la conoscenza linguistica. Mentre proprio per legge è previsto che alla rete diplomatica consolare competa la valutazione del rischio migratorio. Questo è proprio un passaggio che è in capo alle rappresentanze. E ovviamente, come si ricordava, la valutazione è fatta dalle 6 in base ai dati a disposizione, alle valutazioni
discrezionali che fanno di contesto sulla base ovviamente della loro conoscenza. E come giustamente si osservava, in differenza di molti altri paesi, in Italia è ammesso il ricorso in giudizio contro il diniego del visto. In altri paesi sono ammessi dei ricorsi amministrativi. Quindi, se vogliamo una procedura non altrettanto trasparente, diciamo favorevole al denegato rispetto a rivolgersi a un giudice, e il giudice poi valuta le prove, gli elementi prodotti in giudizio. Io prendo nota ovviamente di queste considerazioni sul numero crescente e anche i corsi di tribunale, insomma, ecco, riferisco a chi si occupa di questi del nostro ministero. E concludo osservando sull'aspetto della diplomazia migratoria, della formazione dello studio italiano in generale, che ormai da un paio d'anni, sono tre, abbiamo il portale università, insomma abbiamo grandemente facilitato le procedure, informatizzato le procedure per l'accesso all'iscrizione universitaria, che per lo studente chiaramente è una facilitazione. Ogni strumento informatico è perfettibile, quindi insomma anche questo via via nel tempo si sta consolidando e perfezionando. Concludo dicendo che la studente un percorso universitario chiaramente è trattato, diciamo, come qualsiasi altro studente, anche siciliano. Altra cosa è se lo studente, diciamo, inserito in quei percorsi di accoglienza che ben conoscerà, insomma, che citavo all'inizio, di corridoi umanitari e di insediamenti, che appunto riguardano per significativi i siriani, sia dal Libano sia dalla Giordania e da altri paesi limitrofi. Quindi, diciamo, in quel caso lì c'è l'aspetto prevalente, è quello del potenziale status di titolare di protezione internazionale, e quindi entriamo in una logica anche valutativa di quella natura. Se si entra invece con un percorso di visto studio, chiaramente i criteri sono quelli normalmente previsti, con le circostanze del caso, chiaramente, per una valutazione di un visto studio. Grazie. Benissimo, grazie a tutti. Io mi limito a ringraziare nuovamente l'Ocse nella persona di Jonathan per la partecipazione, ma anche tutti coloro che sono intervenuti, che hanno dato delle osservazioni preziose e complementari che non conoscevano, quindi spero sia stato per tutti i partecipanti un'occasione molto utile, e la registrazione dell'evento sarà disponibile poi sul sito di dopo. Grazie ancora a tutti.